Il colpo di scena è avvenuto 2 settimane fa, quando Giovanni De Salvo ha annunciato di lasciare la scena per seguire nuove sfide nella sua brillante carriera. Sono le giornate così che possono fare la differenza, incoronarti re, quando tutto, anche il meteo, sembra giocarti contro, cacciarti nel dubbio di un titolo che non ne vuole sapere di arrivare, di un match point che può portare ad un urlo di liberazione o a un incubo profondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti sul canale YouTube di Sim Racing Zone per seguire la 6ª gara stagionale del campionato FC1 2018 powered by Sim Racing Zone e AG Italy. A casa di Senna, in Brasile, come ci ha insegnato la storia, tanti campioni hanno vinto su questa pista, la pista dei campioni. Oggi, provarci, tocca a te, Alex. Tutti sono pronti per sfidarsi in pista, per far vedere chi è il più forte, a farti venire quel brivido sotto pele che si chiama emozione, che noi chiamiamo Sim Racing. Sigla, e andiamo! Spettatori, ben ritrovati sulla Sim Racing Zone TV. Siamo qui per trasmettere il round numero 6 del campionato FC1 World Series. Siamo ad Interlagos con le qualifiche appena iniziate, appena 2 minuti. Qui con me in cabina di commento abbiamo un ospite d'onore che mi farà compagnia tutta la serata, Giovanni De Salvo. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, buonasera. Ben ritrovato, questa volta non nei panni del pilota ma nei panni di commentatore, quindi useremo molto la tua immagine stasera, soprattutto per la parte tecnica, visto che hai corso fino alla gara scorsa con ottimi risultati. Chi meglio di te può aiutarci stasera nel capire i trucchetti di questa macchina e anche i segreti di come guidarla, di come portarla su questo tracciato. Alla regia invece abbiamo Madani Gurao. Ciao Madani. Ciao a tutti. Perfetto, possiamo già entrare nel vivo della telecronaca, mentre io mi accingo a disattivare un attimo gli update di Windows perché mi stanno rompendo le scatole, mi fanno laggare leggermente. Abbiamo appunto, come dicevo, iniziato le qualifiche da appena 3 minuti, concluso il primo giro Dario De Vita in 1:10.373, seguito da Giardinetto, Cornacchia, Spitaleri con le Hard e poi Giuseppe Virzì. Subito Penco però fa la voce grossa in 1:09.841. Ma qui ci può dire magari Giovanni, ci può far capire quanto secondo lui si stanno spingendo i piloti, quale può essere invece un tempo di riferimento da raggiungere a fine qualifica. Giovanni? Beh, diciamo che con un giro molto al limite si riesce a girare anche in 1:09 basso, persino 1:08 alto con il giro perfetto. Adesso vediamo Alex che sta arrivando sul traguardo. Andiamo a prendere ancora alto. Allora facciamo una cosa, commentaci un suo giro visto che si è appena lanciato e spiegaci un po' i trucchetti di questa vettura, visto che siamo proprio all'uscita della chicane, stiamo arrivando adesso alla curva 4 in fondo al rettilineo. Sì, stiamo arrivando qua in curva 4. Questa macchina conta molto la pulizia e la guida, usare veramente poco sterzo e fare ridurre al minimo le correzioni.
adesso sto arrivando nel secondo settore, che è la parte più guidata di questo circuito, qua bisogna essere veramente precisi sia in inserimento che nel dare la trazione in uscita, che anche quella è veramente importante in questa vettura. Ho fatto un piccolo short shifting appunto per minimizzare il patinamento in uscita. Molto pulito Alex finora. Sì, veramente. Infatti è sotto di 2 decimi e 4 rispetto al tempo di Penco, se non vado errato. Sì. Non lo vedo ancora nella tower, quindi andiamo a vedere adesso Si in quanto va a dovrebbe chiudere. 9,5, questo qua dovrebbe essere 0,9,5. quasi meno, sì. 0,95, Eccoli, certo. 9,5. Ci ho azzeccato, lontano dai tempi che dicevi tu, ma siamo soltanto all'inizio. Ricordiamo che le temperature stasera sono veramente alte, abbiamo 32 gradi per quanto concerne la temperatura esterna e una media di 46 gradi per l'asfalto, insomma temperature veramente alte che non giova tanto al consumo delle gomme, si deterioreranno prima. Mescole che potranno essere utilizzate per questo evento, Giovanni? So che le soft sono veramente inutilizzabili per le temperature, addirittura in qualifica sono 1 o 2 decimi più lente rispetto alle medie. Bestia. In gara mi hanno detto che al primo giro ti danno un bel vantaggio perché appunto riescono ad arrivare prima in temperatura rispetto alle medie, però già dal secondo giro cominciano a perdere parecchia prestazione. E medie e hard sono le gomme consigliate per la gara. Quindi dal tuo compagno di squadra curato ci puoi vincere che farà una o due soste, partirà con le medie per metterle hard. Quanti giri faranno più o meno le gomme? E in teoria le hard hanno durata massima sui 40 giri. E Porca vacca. sarà interessante stasera perché sia la strategia una sosta che due soste sono entrambe veloci. E quindi vedremo come si comporteranno i piloti e chi opterà per quella una sosta e chi per quelle due soste. Nel mentre Turato si è migliorato in 1,09,249, ma non basta per togliere la prima posizione momentanea, ovviamente, a Stefano Del Zoppo. Stefano Del Zoppo che ha fatto 1,09,135 ed è sempre stata una spina nel fianco sia per te che per quanto riguarda Alex Turato. Ricordiamo che sui 5 round che ci sono stati vinti tutti dalla Jean Alesi Sport Academy, e l'unico ad aver provato a mettere il bastone tra le ruote è appunto Del Zoppo, che è un pilota veloce, ma da come vi ho fatto vedere forse gli manca ancora un decimino, 2 decimini in gara, e soprattutto una gestione della vettura migliore per poter competere con Turato. Non metto dentro te perché appunto a questo giro non ci sei, poi magari se potrai ci racconterai il motivo del tuo ritiro, se invece non potrai dirselo lo scopriremo poi in futuro, ma penso di aver già capito qual è. Ah sì, Del Zoppo comunque in qualifica è un pilota velocissimo, in un paio di occasioni è riuscito a fare la pole, però è sempre stato lì con noi per quanto riguarda i tempi. In gara magari soffre qualcosina, però sono sicuro che se riesce a migliorare anche su quel punto di vista diventa veramente un pilota molto valido. C'è da dire che è stato un po' sfortunato perché è stato abbandonato sin già dal secondo evento dai suoi compagni di squadra, quindi forse sai meglio di me com'è importante condividere sensazioni e assetti con un proprio compagno di squadra. Stefano sta facendo tutto da solo e comunque sta facendo un ottimo lavoro. E insieme a Turato per ora sono gli unici due che stanno facendo la differenza lì davanti, distaccando il buon Cesare Penco di ben 7-6 decimi, veramente un'eternità su un tracciato dove si gira in 1,09. Eh beh, Ma sì. Sì, dimmi pure, scusami. volevo dire che avere un compagno di squadra è importantissimo perché comunque puoi avere dei suoi riferimenti sia in termini di sensazioni alla guida che di riferimenti cronometrici, e questo ti aiuta a spingere sempre di più e quindi a spronarsi a vicenda per migliorare ulteriormente. Sono on board con Stefano De Zoppo che è partito per un suo giro veloce in mezzo al traffico, ha affrontato adesso curva 5-6, sta arrivando alla 7 se non vado errato, l'ha chiusa molto presto, la percorre tutta in terza marcia, questo richiamo a sinistra, adesso arriva una curva che secondo me è molto
molto difficile, perché è facile bloccare ed arrivare lungo in frenata perdendo tantissimo tempo. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere il T2 Stefano Del Zoppo. È sotto di 161 millesimi, qua potrò sfiorare il lotto alto come avevi previsto tu, visto che è uscito un po' male dalla curva 13, ma vediamo adesso. Ah, però è sotto i due decimi. È sopra, no, è sotto di due decimi. È sotto i due decimi, sì. È 1.08.942, un gran bel tempone quello di Stefano Del Zoppo. Sì, bel tempo. Gran bel giro, ma sicuramente Alex Turato non sarà lì a guardare. Che sta facendo Alex? Si sta fermando, sta rientrando. Si è lanciato, ha rallentato in rettilineo. Ha lasciato passare l'auto dietro. Penso fosse un giro veloce. Però anche, ha buttato via questo giro. Non ho capito bene. Ha buttato via già il giro perché è sopra di 6 decimi. Quindi altro giro di riscaldamento per Turato, nel mentre Smeriglio e Spitaleri, gli unici con gomme hard, fanno comunque dei tempi abbastanza interessanti. Spitaleri settimo in 1.10.299 e Daniele Smeriglio 1.10.424. A metà qualifica direi di fare un velocissimo recap, anche perché qui la pista è breve e le cose possono cambiare da un momento all'altro. In prima posizione abbiamo Stefano Del Zoppo, 1.08.942. Seconda posizione, staccato di 3 decimi, Alex Turato, che sicuramente non starà lì a guardare e tra poco proverà a rilanciarsi, sta trovando un po' di traffico a dargli fastidio. Terza posizione per l'ottimo Cesare, per l'ottimo Cesare Penco, che si è appena lanciato anche lui per un altro giro cronometrato. Quarta posizione per Cutolo, quinta posizione per Dario De Vita, sesta posizione per Galvanin, settima posizione per Spitaleri, ottava posizione per Giardinetto della Lycom Racing, che è appena risalito e sorpassando Smeriglio, nona posizione appunto per Danilo Smeriglio, decima troviamo il team GTVR, la sua prima apparizione al sesto evento con Cristian Fanizzi, undicesimo Francesco Leone, si migliora Smeriglio intanto, undicesimo Leone, dodicesimo Virzi, tredicesimo Cornacchia, a chiudere Martelli. Assente a questo giro invece Maurizio Turri. Andiamo, lascio a Madeline la scelta. Chi vogliamo seguire? Andiamo con Giorgio Cornacchia, che ora esce dal box già nel T3. Vabbè, fa passare. Lascia spazio. Sì, lo fa passare. No, gli ha fatto perdere un po' di tempo perché era un giro veloce. Lo so, anche Turato però adesso si rilancerà perché sta procedendo veramente con molta sì, vero. Cautela. C'è un po' di traffico in questa pista, anche se sono 14 in pista. Esatto. È una pista corta. Allora a questo punto starei con Alex Turato, che è tre giri che fuori ancora non riesce a fare un tempo interessante. Adesso sembra avere pista libera davanti a sé, vediamo un po', oltre 330 km/h toglie via 4 marce, prima curva, seconda, proprio tutta a cannone, un leggero richiamo a sinistra, un leggero sovrasterzo, ma riuscita a gestirla veramente bene la sua vettura, è sotto di circa un decimino alla fine del T1, affronta curva quarta, in quarta marcia, e adesso ne inserisce altre tre, una pista veramente velocissima da far tutto di un fiato, chissà che forze gravitazionali che subiscono i piloti nella realtà. Ottimo Alex Turato, che sta guidando veramente in maniera esemplare, è sotto di due decimi, si avvicinerà di sicuro ai tempi di Stefano Del Zoppo. Molto pulito qui, ma l'ha fatta anche un po' troppo lento, ha perso un po' di tempo Alex Turato, vediamo se riesce a fare il miracolo alla penultima curva, anche se io la considererei l'ultima perché le altre due sono da fare in piena accelerazione, in piena velocità. Alex Turato è sotto di un decimo e mezzo, non gli basterà per andare a prendere la posizione su Stefano Del Zoppo, ma ci riprova sicuramente. 1.09.097, buon tempo anche il suo. Cornacchia invece non si migliora, rimane in 1.10.739. Mamma mia, qualifiche abbastanza tirate lì davanti, la differenza la stanno facendo, come dicevo, Del Zoppo e Turato, dietro anche Penco si è migliorato, 1.09.582, arriva adesso alla fine del T1 con un ritardo di 80 millesimi, si gira Cesare Penco,
Cesare Penko che ci ha fatto vedere all'evento scorso un sacco di sorpassi, anche tanta tanta velocità, gli manca un po' di costanza per cercare di agguantare il podio. Stasera potrebbe essere l'occasione giusta per lui, visto la tua assenza, Giovanni. Tu che l'hai visto in pista, ci puoi dare qualche commento su di lui? Ah, Penko è un pilota molto veloce, nel senso che ha sempre il passo per giocarseli davanti, però in gara non riesce mai a concretizzare al meglio il suo potenziale, quindi lascia sempre qualcosa per strada. E sono sicuro che stasera, se riesce appunto a concretizzare tutto, il terzo posto è ampiamente la sua portata. È la sua portata, anche se Cutolo non sta lì a guardare, è distaccato di soltanto 3 decimi. E si gira anche Cutolo, mamma che controllo che ha avuto. Sta migliorando leggermente Del Zoppo. Andiamo a vedere Del Zoppo che sta arrivando adesso sul traguardo. Intanto Mandarin mi chiedono dalla chat se puoi abbassare un po' il volume dei motori perché è troppo troppo alto. Ok. Del Zoppo, 1.08.904, migliora ancora di qualche millesimo, lo ritocca proprio il suo tempo, fa non riesce a scendere però sotto al 9 come decimo, gli mancano soltanto 5 millesimi. Alex Turato invece è in box, ma penso che non riparte. Sono una sosta abbastanza lunga la sua, mi sa che non riparte Alex Turato. È fermo ai box, che abbia premuto ESC. Non lo so. Interessante Alex Turato che è fermo ai box. Adesso forse riparte adesso. No, sento il motore è spento. E se sei in bordo con lui, il motore è spento. Però visto che è girato il volante. Sì, su questo sono d'accordo anch'io, ma il motore è spento. Sì, sembra di sì. Il motore è spento, probabilmente ha tenuto la frizione manuale e la macchina si è spenta. Ai ai ai, problemi tecnici per Alex Turato, che se non riesce a riaccendere la sua vettura dovrà dire addio alla lotta alla pole position a 3 minuti e mezzo dalla fine. Quindi Del Zoppo può più o meno star tranquillo. Sì, però come abbiamo visto la gara è lunga. È ripartito Penko, Turato, è ripartito, ci ha lasciato un po' in suspense, adesso avrà 3 minuti e mezzo per fare per provare il tempo, per provare a portare via la pole position a Del Zoppo, quindi un giro di riscaldamento, poi dovrebbe riuscire a fare 2 giri cronometrati sperando non trovi traffico davanti a sé, cosa un po' difficile. Non vorrei che avesse qualcosa di danneggiato per cui la sosta è durata un po' di più del previsto. Adesso staremo a vedere, sicuramente lascerà i fuochi d'artificio per i minuti finali, ma facciamo attenzione anche Del Zoppo perché è rientrato pure lui, e anche Penko adesso che è in un suo giro cronometrato ha davanti a sé appunto lo stesso Turato che penso che gli farà strada, infatti si sposta. Secondi preziosi che perde però Alex per poter fare più di un tentativo, cioè arriverà a pelo a farne 2/3. Vediamo Penko il tempo altissimo, vediamo se rientra ai box per fare una sosta velocissima oppure continuerà a martellare tempi su tempi. No, va avanti Penko, io quindi resterei un attimo con lui. Errore Penko che va a frenare sull'erba e deve dire addio ai sogni di mamma mia che Turato. Paura con Alex. Sì, Turato ha perso 3 anni di vita a questo giro, infatti ha subito mollato, è sopra di 4 decimi, mentre Del Zoppo è in linea con il suo tempo, è sotto di 3 centesimi rispetto al suo miglior tempo. Vediamo un po' se riuscirà a portare a termine questo giro senza sbavature. Mamma mia come ha tagliato questo cordolo, molto molto aggressivo Stefano Del Zoppo, che stasera non vuole darla vinta a nessuno, vuole portarsi a casa la pole position e magari anche la prima vittoria. Era sotto di 1 decimo, ha perso tanto in questa curva qua, come dicevo bisogna affrontarla in maniera perfetta per guadagnare terreno. Molto sta migliorando Spitaleri. Si sta migliorando anche Spitaleri. Vediamo un po'. Spitaleri, settima posizione con le hard 1.10.052. Ma è Del Zoppo che adesso va
Vediamo se 108.867. Continua a migliorarsi Stefano Del Zoppo, ma adesso le telecamere sono tutte su Alex Turato, perché avrà a disposizione l'ultimo tentativo per far l'assalto al buon Stefano. Diciamo che, come ho detto anche nell'intro, questo è un match point per Alex Turato, perché se Stefano Del Zoppo non riesce a fare una gara molto buona e finire davanti ad Alex, Alex avrà buone chance per l'ultima gara di vincere il campionato, perché il distacco tra Alex e il nostro telecronista nuovo Giovanni De Salvo non è tanto grande, mi sa 14 punti o qualcosa, o anche di meno. Guarda, ce l'ho io la classifica sotto mano. La classifica dice Alex Turato 220 punti, Giovanni De Salvo 220 punti, incredibile. Ah. Stefano Del Zoppo 206 punti. Insomma, quanti sono i punti tra il primo e il secondo? 5. Sono soltanto 5 punti, quindi teoricamente ad Alex basterebbe arrivare sempre secondo e porterebbe a casa il titolo. Deve diciamo che per Stefano è veramente dura, dovrebbe sperare nei suoi compagni magari nell'ultimo evento per portare via più punti ad Alex, ma comunque arrivare a livelli competitivi che hanno raggiunto Stefano ed Alex la vedo veramente dura. Nel mentre le qualifiche sono terminate, Alex ha dovuto abortire il suo giro complice un errore in uscita di curva 4, ha preso un cordolo, ha dovuto mollare il gas. E menzione d'onore per Dario De Vita, che ha fatto una qualifica ottima in quinta posizione, le ultime due gare sta facendo vedere veramente dei tempi interessanti, si è messo dietro le due Samsung Morningstar di Danilo Smeriglio, che è anche davanti ad Alberto Spitaleri, ma ricordiamo che questi due partiranno con mescola hard. Quindi Giovanni, ti faccio fare per la prima volta in vita tua un piccolo recap delle posizioni in griglia. Allora vediamo, in pole abbiamo Stefano Del Zoppo con 1.8 e 867, seguito da Alex Turato che segue appunto 2 decimi di distanza. Poi abbiamo Cesare Pinco completare i primi tre classificati, a seguire Fabio Cutolo, Dario De Vita, i due Samsung Morningstar del Nios Meridio, Alberto Spitaleri, Galvanin, Fanizzi, che ricordiamo è insieme a Cornacchia, sono qui al loro debutto in questo campionato, e Francesco Giardinetto, appunto Giorgio Cornacchia, Francesco Leone, Giuseppe Virzì, e a chiudere Antonio Martelli. Perfetto, perfetto. Direi che possiamo andare quindi in pubblicità e torniamo qualche minuto prima della gara. Grazie e a tra poco. Tra poco.
Il colpo di scena è avvenuto due settimane fa, quando Giovanni De Salvo ha annunciato di lasciare la scena per seguire nuove sfide nella sua brillante carriera. Sono le giornate così che possono fare la differenza, incoronarti re, quando tutto, anche il meteo, sembra giocarti contro, cacciarti nel dubbio di un titolo che non ne vuole sapere di arrivare, di un match point che può portare ad un urlo di liberazione o a un incubo profondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti sul canale YouTube di Sim Racing Zone per seguire la sesta gara stagionale del campionato FC1 2018, powered by Sim Racing Zone e AG Italy. A casa di Senna, in Brasile, come ci ha insegnato la storia, tanti campioni hanno vinto su questa pista, la pista dei campioni. Oggi, provarci, tocca a te, Alex. Tutti sono pronti per sfidarsi in pista, per far vedere chi è il più forte, a farti venire quel brivido sotto pelle che si chiama emozione, che noi chiamiamo Sim Racing. Sigla, e andiamo! Eccoci ritrovati amici telespettatori, siamo nel lag lap, il giro che precede l'inizio della gara, round numero 6 del campionato Formula 1 FC1 World Series. Siamo ad Interlagos, 71 saranno i giri di gara. Ricordiamo un attimo chi c'è con me in cabina di commento. Abbiamo Giovanni De Salvo, ciao Giovanni. Ciao a tutti. E alla regia Madalin Gurau, ciao Madalin. Ciao, ciao ragazzi. Pochissimi minuti prima della partenza. I piloti sono già belli che pronti sulla griglia per questo lag lap. Ricordiamo che non sarà permesso effettuare il rifornimento di carburante, quindi i piloti dovranno partire con il pieno e dovranno gestire appunto questo pieno di benzina fino alla fine, e saranno costretti anche a fare un cambio di mescola, se non ricordo male. Da quel che ho capito dal buon Giovanni, la differenza tra una sosta e due soste è relativamente piccola, in quanto con due soste sicuramente andrai in una maniera più aggressiva in pista. Quindi fammi capire, una sosta sarà per forza di cose hard e medie, due soste invece saranno medie, medie hard. Potrebbe essere medie, medie hard, oppure medie, hard, hard. Medie, hard, hard addirittura. Qual è la differenza in termini di tempo con tra la mescola di media e la mescola hard? In termini di tempo non è tantissima, è più in termini di durata la differenza. E anche, anche per quanto riguarda mandarla in temperatura, immagino. Assolutamente, le gomme medie vanno più in temperatura rispetto, cioè in tempo più veloce rispetto alle gomme hard. Vedremo allora quale sarà la scelta di piloti. Beh, la scelta per forza di cose è quella per quanto riguarda la partenza,
è quello che è la mescola che è stata utilizzata per la qualifica. Quindi qualifica, gli unici, esatto, sì. Gli unici a partire sulle hard sono i due alfieri della capa della Team AK informatica, Danilo Smeriglio e Alberto Spitaleri. Il gag lap è finito, manca 1 minuto e 40 prima della partenza, 71 sono i giri, ricordiamolo. Cosa prevedi per questa partenza? Stefano riuscirà a tenere la leadership oppure succederà come in Messico, dove Alex poi per forza di cose grazie alle scie riuscirà a sorpassarlo magari a curva 4? Beh, allora, rispetto al Messico, qui arrivare in curva 1 è molto più veloce, quindi conterà più lo scatto iniziale piuttosto che lo slancio negli ultimi metri. Curva 1 sarà molto delicata perché è un po' un imbuto e il primo parte dal lato esterno, quindi sarà parecchio curioso vedere come arriveranno lì. Beh sì, sarà veramente curioso e più nella pelle, manca poco più di un minuto e poco meno di un minuto, scusate. Ricordiamo un attimo le penalità che ci sono state. Fanizzi dovrà partire dal fondo dello schieramento per aver premuto il tasto ESC e quindi per lui sarà una gara rimonta, ma già assicurato il buon Giorgio Cornacchia che farà veramente una gran bella gara. E mentre per quanto riguarda la terza posizione ci sono 3-4 piloti che se la possono bellamente giocare. Al momento è Penco che detiene la terza piazzola, dalla chat mi dicono che ha lasciato l'auto blip attivo, quindi in termini di prestazioni perderà 1-2 decimi, quindi dovrà trovare maggior costanza per sopperire a questa mancanza. Ma si stanno per accendere i semafori, ricordiamo sono i 6, i motori salgono di giri, le vetture sono pronte per scattare per arrivare alla prima curva. Sono partito benissimo Penco, sembrava quasi una partenza anticipata ma in realtà è stato un fulmine. Vediamo se riesce ad attaccare. È riuscito a prendersi la seconda posizione e anche la terza posizione l'ha presa Cutolo. Alex Turato invece è partito malissimo, ha un incidente dietro. Un incidente dietro, vediamo cosa è successo, non mi sembra nulla di grave. Galbanin che si è girato ed è ripartito, ma torniamo, ricordiamo un attimo di togliere le vetture dalla griglia. Stefano Del Zoppo si tiene quindi la prima posizione, seguito da un ottimo Cesare Penco che ha fatto una partenza magistrale sorpassando Turato, e anche lo stesso Turato ha perso la posizione su Fabio Cutolo che adesso lungo di De Vita dietro, è riuscito a tenere però la macchina in pista a non perdere posizioni su Danilo Smeriglio, che con le gomme hard magari farà un po' più fatica all'inizio ma poi si troverà strada libera più avanti. Del Zoppo deve sfruttare questa occasione per mettere più margine possibile tra sé e Turato, perché Turato, se anche se l'ho visto più in difficoltà a questo giro, se dovesse riuscire a sfruttare... C'è un Mattriello dietro tra Cornacchia. Cornacchia che partenza ha fatto? Smeriglio De Vita. Cornacchia è sesto, incredibile. Attenzione, sono in tre tutti affiancati. Giorgio Cornacchia si tiene all'interno, Smeriglio all'esterno insieme a Spitaleri, attaccatissimi due. Cornacchia tira una sportellata, una sportellata a Smeriglio e lo passa, e anche Di Vita si mette in mezzo all'esterno. Adesso prenderà la scia di Smeriglio. Mamma mia come sono attaccati questi quattro piloti, si aprono a ventaglio, non ne ha Spitaleri per buttarsi dentro, invece sì Spitaleri si butta dentro, ma De Vita ha un'accelerazione migliore, vediamo se riesce a tenersi la posizione, ce la fa. Mamma mia che fasi concitate queste in partenza. Cornacchia ha fatto una partenza veramente incredibile, mentre Galvanin è già ai pit stop, si è già fermato rimontando mescola media. Curato invece ha passato Cutolo. Curato ha sorpassato Cutolo, che deve aver fatto un errore perché è veramente distante, e adesso deve sbrigare la pratica Penco. Penco che ha un secondo poco più di vantaggio su Alex Curato. Sarà interessante vedere adesso i giri che andranno a chiudere. Del Zoppo 1.11.8, 1.12.0 per Penco, 1.12.1 per Turato. Mamma mia che partenza Giovanni, che partenza veramente concitata, sono partiti a razzo. Soprattutto a razzo... quella di Giorgio Cornacchia che è passato dalla decima posizione alla quinta. Nel giro... Stanno girando piano però lì dietro, hanno girato in 1.14, va bene, sono stati tutti in bagarre, però Cornacchia sta volando.
sta andando veramente forte, è staccato Smeriglio di più di un secondo, che adesso Turato ha sorpassato Penco. Penco ha già sbagliato, Penco ha sbagliato ed è stato sorpassato anche da Cutolo. Facile facile per Turato quindi andarsi a riprendere la seconda posizione. Penco ha già fatto un errore, siamo soltanto al terzo giro. Quello che dicevamo prima, doveva trovare un po' più costanza, non sta riuscendo a trovarla e adesso deve rimettersi alla caccia di Cutolo per andare a prendere la terza posizione. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere Del Zoppo, poi anche dopo Turato, che secondo me adesso inizierà a martellare tempi interessanti. Del Zoppo chiude in 1:11:05, nuovo giro veloce della gara. Turato 1:17, paga un decimo e mezzo, ma c'è da considerare anche magari l'errore di Penco che l'ha portato leggermente a rallentare. Cornacchia 12:09, Smeriglio 13:0, di dietro stanno girando all'incirca un secondo e mezzo più lenti. Mamma mia, mi manca già la voce, siamo soltanto al quarto giro. Sì, bella gara, si annuncia una gara molto molto difficile, molto combattuta. Già Penco, come la scorsa gara, ci fa divertire, fa dei errori, poi cerca con il suo passo di recuperare. Già è nei tubi di scarico di Cutolo e cerca di trovare un varco per passare, anche quasi quasi perde la macchina in accelerazione. Occhio anche al trio Cornacchia, Smeriglio e De Vita. Smeriglio che si trova in una situazione un po' difficile, perché se De Vita ha dovuto mollare il gas, sennò perdeva la macchina. Dicevo, Smeriglio che sembra averne un po' più di Cornacchia, ma per l'effetto scia non riesce a fare le linee che vuole fare. Allo stesso tempo deve cercare di difendersi dagli attacchi di De Vita, che adesso si è ristaccato. Un incidente, c'è un incidente, chi è? È Penco, è ancora Penco. Penco è mamma mia! Che paura! Ritiro per Penco. Ritiro. Mamma mia, gli hanno fatto il filo. Cesare Penco si è già ritirato, deve dire addio ai sogni di gloria. Che peccato, magari adesso vedo se riesco a recuperarlo, ve lo riportiamo qua e chiediamo un attimo che cosa è successo. Ha già abbandonato la gara Cesare Penco, che però non mi sembra. Sì, eccolo qua. Vediamo un po' se è disponibile a venire un attimo in cabina di commento. Nel mentre le posizioni si sono un attimo consolidate. Del Zoppo è ancora in prima posizione con un distacco di 3 secondi scarsi, 2 secondi 8 su Alex Turato, sta gestendo la sua gara. Dietro Cutolo a questo punto può quasi dormire sonni tranquilli, perché dietro Cornacchia, Smeriglio e Di Vita si stanno scornando, con Smeriglio che però ha il favore, cioè così si può dire, della mescola hard, quindi a lungo andare dovrebbe giovarne e dovrebbe avvicinarsi al buon Giorgione. Da dietro invece Fanizzi sta rimontando, partito ultimo si trova nonno, adesso è negli scarichi di Giuseppe Virzì. Sì, anche Spitaleri si unisce al trio Cornacchia, Smeriglio e De Vita. Sì, è un po' distante, un secondo e mezzo, gli era più attaccato, non ha tante ore di allenamento alle spalle, lo si vede. Però Spitaleri è un ragazzo in gamba, sicuramente in gara troverà poi il ritmo giusto per lui e cercherà di riavvicinarsi. Fanizzi, da come mi è stato detto, è un talento, quindi peccato abbia premuto il tasto ESC in qualifica, è dovuto partire dal fondo. Adesso non ha posizione, prova l'attacco su Virzì, no, non ce la fa, è uscito molto più largo. Virzì mi aveva ingannato la telecamera, sembrava che Christian ci provasse a buttare dentro il suo muso, ma non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Quindi andiamo a vedere se c'è un po' di bagarre in giro. 1:11:05, oh, Turato 1:11:359, nuovo giro veloce della pista. Fanizzi intanto. Fanizzi su Virzì, come vediamo un attimo se sul rettilineo riuscirà a consolidare l'attacco. Adesso sì, si mette subito dietro per sfruttare la scia, tenta la staccata, no, non la tenta, non ce la fa, ma adesso dovrebbe teoricamente uscire un po' più a fionda Giuseppe Virzì. Vediamo se riuscirà a sfruttare la scia e anche il DRS. Ricordiamo che sono due le zone DRS, una è questa qua sul
sul rettilineo che porta la curva quarta, ma mi sembra che Birgi non lo stia usando, non vorrei non l'avesse attivato con l'applicazione. Nel mentre De Vita prova a tenere il ritmo di Smeriglio, ma ogni tanto vi si vede compie qualche piccolo errore, gli manca ancora qualcosina in termini di setup, ma sembrano tutti abbastanza impiccati. Anche Smeriglio arriva a ruote fumanti, blocca spesso l'anteriore, mentre Cornacchia ringrazia in quarta posizione, non è lontano dal podio, eh. Sono soltanto 4 secondi e magari fare podio alla prima gara vuol dire veramente veramente tanto. Sì. Nel frattempo ci ha raggiunto qui in diretta streaming il buon Cesare Penco. Cesare, ciao. Che cosa è successo? Lasciamo perdere. Poteva essere la volta buona per finire a podio, si diceva dalla chat l'autoblip attivo, ma sì, anche in qualifica ti avevamo visto un po' in difficoltà, ti mancava la costanza. Qual era il tuo problema stasera? Avevi una vettura troppo nervosa? Dimmelo tu. No. Qualifica, sì, credo che l'autoblip attivo mi in uscita di curva 4 mi creasse qualche problema di troppo. Però ecco, alla fine un giro decente, non ottimo, ma decente, ero riuscito a metterlo insieme. E credo al terzo giro ho toccato l'erba in una zona dove non avevo mai toccato, per cui ho perso la posizione su Turato e Cutolo. Scusate, Smeriglio su Cornacchia. Andiamo a vedere Smeriglio su Cornacchia, scusaci Cesare, poi riprendiamo un attimo. Danilo Smeriglio sfrutta tutta la scia, apre il DRS in staccata in curva 1, va a prendersi la posizione di prepotenza su Giorgio Cornacchia, che deve mollare, ma comunque una difesa veramente eccezionale anche quella di Giorgio, che è stato sì duro ma ha lasciato lo spazio giusto a Daniele Smeriglio senza intracciare troppo la strada. Ma non ci sta, Giorgio, non ci sta. Adesso arriva in curva 4 un po' impiccato, non è riuscito a prendere il punto di corda. Ricordiamo che qui le linee sono essenziali, la macchina bisogna farla scorrere tanto, penso che me lo possa confermare anche il buon Giovanni, e soprattutto non bisogna ho visto delle ruote fumanti ancora di Daniele Smeriglio, sempre alla solita curva, non bisogna arrivare troppo lunghi alle curve, non paga la ripartenza da fermo, ma paga di più lo scorrimento. Confermi, Giovanni? Assolutamente, vorrei anche ricordare che Smeriglio con hard, e quindi per adesso roba. È nella posizione migliore che poteva sperare. Vediamo se in che tempi andrà a girare Smeriglio. Cutolo chiude in 1 12.4, il suo miglior tempo. Smeriglio arriva adesso sul traguardo in 1 12.8, 12.8 con sorpasso, quindi staremo a vedere da questo giro in poi. Eccoci Cesare, scusaci, ma in pista può succedere di tutto in qualsiasi momento. Dicevi dell'autoblip? No, che non mi aveva creato troppi problemi, nel senso che mi aveva peggiorato leggermente la macchina, però non eccessivamente. Ma l'errore, cioè il ritiro è avvenuto a causa di una buca. E ho ricordato a Virgi credo 15 secondi prima dello start e poi l'ho presa io, e quindi niente, va bene. È un peccato perché anche in Messico avevi fatto vedere le tue potenzialità, la tua velocità, speravamo di vederti qui ancora più competitivo. Avevi fatto un'ottima partenza, poi veramente un'ottima partenza, eri riuscito a sopravanzare Turato e niente, vorrà dire che la prossima dovrai dare il 140%, non il 120. Speriamo, incrociamo le dita e speriamo che per una volta vada tutto bene. Vabbè, comunque un campionato a crescere, non devi demoralizzarti troppo, sicuramente nella seconda parte di stagione, se farai qualche altro campionato andrà sicuramente meglio. Sicuramente, però c'è da lavorare tanto, perché queste sono cose da evitare. Buttare via una gara per prima, una buca. Ma poi anche prima, che ero tranquillo a
credevo di avere il passo e poi ho pizzicato proprio l'erba con la posteriore sinistra in salita e non mi era mai capitato, era la prima volta, per cui è girato tutto storto oggi, ma speriamo da qui in avanti che smettano le cose di girare storto, anche evitando errori io stesso in primis. E la vettura invece ti piace o è difficile? Come darci una valutazione su questa, su quest'auto e sul campionato? A me piace molto, fra le ruote scoperte le ibride sono credo quelle che preferisco, turbo ibride. Detto questo, la macchina è molto molto complicata da gestire ogni parametro, però ecco, non è impossibile, quantomeno credo di aver fatto un bel lavoro sul setup per renderla molto molto migliore di quello che potrebbe essere prendendola e scendendo in pista. Va bene, ti ringrazio per essere venuto qui a raccontarci un attimo i tuoi avvenimenti. Se vuoi rimanere con noi a commentare, però penso che tu debba rientrare sul server, se no ti lasciamo andare, magari seguire e dare una mano a Giuseppe Pirzi, che è ancora lì in gara, che è alle spalle di Francesco Leone in lotta per la nona posizione. È appena stato passato da Francesco Leone. Virzì ha qualche problema perché da sesta posizione si trova ora in decima posizione, ha perso qualche posizione, non so, abbastanza facile diciamo, non ha il passo, non ha il ritmo, non capisco. Beh, ma guarda, io invece lo posso capire, anche perché questa vettura non la puoi, secondo me non è una vettura da utilizzare a spot, non puoi fare una gara ogni tanto. Questa vettura, se ci fai un campionato, devi fare tutte le gare, perché è veramente complicata e non basta una sessione di prove per capirla, né tantomeno proprio un weekend di gara, quindi prequalifiche, qualifiche e gara. Secondo me questa macchina la inizia a capire già dopo 2-3 eventi, inizia a capirla veramente bene. E Giuseppe sta trovando difficoltà, infatti è stato sopravanzato da Leone, che è da inizio campionato che la sta usando. Sì, è vero, questa macchina è tosta, specialmente se non hai girato con la SF15T, la prima macchina ibrida su Assetto Corsa, per abituarti, diciamo, non hai la base per girare con questa. Esatto, esatto. Va bene, va bene. Cesare, come ti dicevo, ti ringrazio e niente, ci sentiamo poi per la prossima gara. Grazie, grazie a voi. Grazie a te, ciao Cesare, ciao. Ciao, ciao. Intanto De Vita si avvicina a Cornacchia, girano sullo stesso passo, ma sono lì. Mi sembra che Dario De Vita ha una velocità di punta un po' più alta di Cornacchia. Però Cornacchia ha un'accelerazione migliore, una trazione migliore, eh? Infatti non riesce Dario ad avvicinarsi abbastanza neanche con il DRS. Vedo la gara parecchio Fanizzi. Vediamo un po' Fanizzi. Vediamo il suo ping. Si gira De Vita. Fanizzi c'ha un ping veramente alto. Si sta però risolvendo, si sta abbassando. Adesso è tornato a livelli accettabili. Nel mentre mi hai detto che si è girato De Vita proprio. No, non si è girato, ha perso la vettura. Sì, si è girato, ha perso la vettura. Per me. Ah, quindi sì, e quindi ha perso la posizione anche su Spitalieri, è arrivato Fanizzi che si è messo subito dietro, adesso avrà a disposizione tutto questo lungo rettilineo con il DRS, vediamo un po' che velocità di punta andrà a raggiungere. È già quasi al limitatore Cristian Fanizzi, si fa vedere minacciosamente all'interno. Mamma mia, l'ho visto entrare negli scarichi di De Vita, Fanizzi. Che ha una rapportatura del cambio molto corta rispetto a quella di Dario, e quindi magari arriva appunto al limitatore un po' prima e non riesce a sfruttare la velocità della sua vettura. Ah, il cambio qua è bloccato. È bloccato? Sì. Ah già, hai ragione, è vero, su questo modello è bloccato. Penso fosse per la scia, ha raggiunto una velocità più alta e quindi è andato al limitatore prima.
Anche come sta utilizzando le marce, essendo turbo, non penso sia redditizio cambiare la marcia a fondo scala, conviene cambiarla un po' prima e magari sfruttare la coppia del turbo se non vado errato, giusto? Con l'S15T era così, con questa non ho trovato grosse differenze tra cambiarla a fine luci rosse oppure a fine luci complete. Io la cambiavo sempre quando si accendevano tutte le luci, mentre Alex so che la cambia appena si accende la prima luce blu. Ma anche in termini di consumi, attenzione, Fanizzi si fa vedere ancora minacciosamente, non ce la fa per mezzo metro. Anche in termini di consumi non cambia? Ho No, è veramente poca la differenza. capito, ho capito. E va bene, siamo nel 16° giro, direi che è il momento ideale per fare un veloce recap, lo lascio fare a te, Giovanni. Ok, abbiamo in prima posizione De Zoppo che è riuscito a conservare la testa dopo la pole position. In seconda Alex Turato che lo segue a 3 secondi e 9 e girano praticamente sullo stesso passo. Qualche giro più veloce Alex, altri giri più veloce del Zoppo. Terza posizione invece un po' più staccato Fabio Cutolo e poi segue un bel gruppetto di vetture partendo da Danilo Sveriglio, poi Giorgio Cornacchia, Alberto Spitaleri, Dario De Vita e Cristian Farizi. A seguire un po' più staccati invece Francesco Leone, Giuseppe Virzì. Ha fatto un errore, mi sa, Virzì, perché adesso è veramente lontano da Leone. Mi sa che ha la macchina danneggiata perché sta procedendo veramente lento. Sospensione? Sì, sospensione. Sospensione. Sì, è andato a sbattere un muro. Quindi sospensione rotta per Giuseppe Virzì, che deve girare. Mamma mia! Guardate, il volante a 90 gradi per andare dritto, è una cosa incredibile. Mi ricordava in Canada. Lo riparano ai box, giusto? Sì, ci vuole però parecchio. Una trentina di secondi almeno. Vediamo un po' se riesce a rientrare Giuseppe o si ferma, deve dire anche lui addio ai sogni di gloria, certo non è in una posizione comodissima, decide di andare avanti, ma si deve togliere di mezzo perché lui è in piena traiettoria, non riesce proprio. Difficile farlo, facile dirlo. Vediamo adesso, rallenta, rallenta, Oh mamma mia. mamma mia. Questo è un ingresso da Halloween, da horror. Giuseppe Virzì si Pericolosissimo. ferma e fa riparare la macchina, quindi già viene sopravanzato dal giardinetto. E quindi chiudiamo la classifica con Virzì e Martelli, che però è già bello che doppiato, già 2 giri di ritardo rispetto al primo posto di Stefano Del Zoppo. Insomma, posizioni un po' congelate adesso, siamo soltanto al 18° giro, mi aspettavo una gara. Fanizzi su De Vita. Fanizzi su De Vita in fondo al dritto, l'ha studiato per 2 o 3 giri e poi ha deciso di affondare l'attacco, ma De Vita non ci sta, si mette in scia, ci riprova, staccatona di Fanizzi che si tiene così la settima posizione, adesso va alla caccia di Alberto Spitalieri. Sono soltanto 3 secondi e mezzo. Che lo distanziano appunto dal buon Alberto, che su Mescola Hard sta facendo un po' più difficoltà, sta avendo un po' più di difficoltà rispetto al suo compagno di squadra Danilo Smeriglio, che sta facendo veramente una gara magistrale. Con la Mescola Hard sta recuperando giro dopo giro qualche decimino a Fabio Cutolo. Sono quanti sono i secondi? Sono 4 secondi di distacco tra Cutolo e Smeriglio. Andiamo a vedere in quanto gira adesso Cutolo. 1, 12 e 6, Meriglio 1, 12 e 2, 4 decimi recuperati in un solo giro. Anche Cornacchia alza i suoi tempi. 1, 12 e 6, e 1, 12 e 6 anche Alberto Spitaleri. 19° giro. Chiedo a voi due: saranno così le posizioni di arrivo o vedremo delle sorprese sia per quanto riguarda la prima e la seconda posizione, ma anche per la terza tra Cutolo, Smeriglio e Cornacchia? Beh, sappiamo che le strategie possibili qua sono due, o una sosta o due soste, quindi finché non fanno i primi pit stop non possiamo sapere. Poi c'è da ricordare anche che questa vettura è molto ostica, quindi comunque fino all'ultimo giro non è mai detta l'ultima parola. Esatto, stavo Abbiamo per dirlo visto anch'io. che
anche con Penko prima, che basta un attimo una piccola svista e ti trovi a Mura. Diciamo che i primi due davanti sono in 4 secondi, ma poi c'è un vuoto di 25 secondi quasi fino al gruppo Cutolo, Smeriglio, Cornacchia e Spitaleri. Come l'abbiamo visto, Cutolo non ha fatto tanti errori nelle gare scorse, quindi forse se azzecca la strategia può tenersi la terza posizione. L'abbiamo visto anche la gara scorsa, che è andato molto molto bene. Direi anche che, vista la differenza di Mescure lì dietro, sarà interessante la lotta per il podio. Esatto, esatto. Io vedo sinceramente uno Smeriglio avvantaggiato, vedo veramente in forma, magari con la mescola media dopo riuscirà veramente a dire, ecco, me non detto, errore di Cutolo, Smeriglio è passato, come non detto, Smeriglio prende e ringrazia la terza posizione, un errore di Cutolo che adesso però non ci sta, si mette subito in scia Smeriglio, ma dovrà fare attenzione con gli pneumatici surriscaldati, perché è un attimo perdere la vettura, non avere il grip o la trazione ideale con lo pneumatico caldo. 1.13.0, 1.17, 880 per Cutolo, che ha sbagliato. Cornacchia, però vedo però che ha l'auto parecchio danneggiata. Mamma, non so se l'hai visto adesso in curva 1. Sì, ho visto attraverso. Bella danneggiata, probabilmente è andato a muro. Il reparto sospensioni mi sembra a posto. Qua mi segna che è molto danneggiata dietro. Leggermente davanti, 42 mi segna qua. Sì, 42, sì, diciamo che inizia a essere importante dal 50 in su, e quindi il problema sul maggiore adesso è quello della temperatura delle gomme. Con quello sicuramente avrà mandato le gomme over temperatura e dovrà girare molto più lento per farle abbassare, per riprendere poi il ritmo ideale. Infatti Cornacchia, guarda come l'ha ripreso, è lì a un secondo e mezzo nemmeno. Devi sfruttare questa occasione, Cornacchia, adesso. Vediamo un po' se ce la fa Giuseppe, Giorgio Cornacchia, scusate. Sì, diciamo, Smeriglio riesce a fare una gara intelligente come ci ha abituato ultimamente. Non ha un gran passo come Del Zoppo Turato, però è molto costante, riesce a tenere le gomme per tanti giri, e così alla fine della gara si trova avvantaggiato, sia perché usa una gomma più morbida nell'ultimo stint, e poi anche dal fatto che non subisce errori, tanti errori. Sì, dovrà andare avanti così, dovrà essere costante fino a fine gara, potrà portarsi a casa appunto il podio, il primo podio della FC1 per il Samsung Morningstar, che ha fatto vedere tante belle cose nel GT1, un po' più di difficoltà qui nella F1 World Series, ma veramente con piloti del calibro di Turato, Del Zoppo, lo stesso Giovanni Di Assalvo che stasera è qui con noi, è difficile andare a prendere i podi. Sì, certo, certo. Giovanni, una domanda per te. Io ti ho visto gareggiare qui, se non ricordo male, hai fatto anche l'F1 2004 la stagione scorsa su Assetto Corsa, sì, Italia. Certo. Con Citali, esatto. E non ti ho visto correre in altre categorie, magari anche minori. Quindi da qui mi viene una domanda. Spitalieri si è già fermato al 23° giro con le hard, è incredibile. Forse lui va su due soste. Ma con le hard? Vediamo un attimo cosa è andato a montare. Le medie. Medie, sì. Torno a farti la domanda. Una gara così, dove la maggior parte del tempo la passi da solo a fare tempi su tempi, ti piace? Ti annoia? Oppure non so, preferisci più magari una formula un po' più lenta, ma fare bagarre, più giri insieme agli altri piloti? Beh, ti faccio l'esempio del campionato Porsche Cup che ho fatto durante l'estate. Quelle gare per me veramente erano
erano stupende perché eri 30 minuti sempre in bagarre con altri piloti e sembrava che durasse una vita perché eri sempre lì ogni curva a duellare, a difendere la posizione, a attaccare, e quelle sono già le gare che mi piacciono a me. Ho capito, quindi sì, diciamo che stare un'ora e mezza a dover gestire gomme, carburante, così è un po' più noioso, però è così la Formula 1 di oggi, sì, anche esatto. Quella reale, diciamo, è così. È una sfida completamente diversa a tutto il resto del mondo delle corse, quindi io sono d'accordo con te, preferisco magari una vettura un po' meno performante che riduca la differenza tra un pilota e l'altro, ma che regali più bagarre, più divertimento in pista. L'abbiamo visto appunto nel Porsche Cup, e quindi sono assolutamente d'accordo con te. Lo vediamo anche nel TT Cup e nell'FC3, dove esatto. non c'è un giro dove posso stare tranquillo, perché il giro prima sorpassi, il giro dopo rischi di essere sorpassato da altre tre vetture, quindi ti capisco. Sì, certo. Beh, nonostante tutto, con l'F2004 era anche divertente, perché lì non caricavi il pieno e tenevi il carburante giusto per lo stint. E mi ricordo la gara a Suzuka in cui ero secondo a sandwich tra Masetti e Tarantino. Quello è stato veramente divertente, perché eravamo sempre lì mezzo secondo, sei decimi, sette decimi. E anche se la gara durava un'ora e mezza, comunque era molto divertente. Sì, intanto Cornacchia ha toccato Cutolo, mi sembra, esatto, e lo ha fatto fuori. Non ho visto soltanto che Meriglio si è fermato nella S di Senna. Forse Cutolo ha frenato troppo, non mi sono reso conto, ma forse ha frenato troppo e Cornacchia lo ha toccato da dietro e lo ha mandato un po' in testa a coda. Ok, poi vabbè, sarà compito della direzione gara valutare sì, certo, eventi. Smeriglio anche lui si è fermato, quindi sosta, anche lui farà una strategia aggressiva su due soste. Non è riuscito a tenersi la posizione sul Leone e questo potrebbe essere un problema per lui, perché non ha pista libera davanti a sé. Spitalieri, che si era fermato prima di lui un paio di giri prima, ha guadagnato un bel po' di secondi, 2-3 secondi rispetto allo stesso Smeriglio, quindi segno che la gomma fresca comunque ti dà quel boost in più all'inizio. È un undercut loro, se così può dire, no, perché stanno andando su strategia diversa. Sarà interessante. Sta facendo tempi interessanti Spitalieri, 1:11:07, adesso lungo alla prima curva. Vediamo adesso Smeriglio, che però non ha pista libera davanti a sé, cosa riuscirà a fare. Tenta il sorpasso all'esterno, Danilo Smeriglio non ce la fa, ma ha un'accelerazione migliore. Vediamo, qua sono veramente ai ferri corti. Smeriglio e Leone all'esterno, Danilo Smeriglio, che sorpasso, sfrutta la sua mescola bella fresca e va a prendersi così la settima posizione su Francesco Leone, che non può far nulla per difendersi, deve soltanto cedere la posizione e lasciare andare Danilo Smeriglio. E adesso dovrà fare attenzione ad Alberto Spitalieri. E Giovanni, quanto durano le medie? Oddio, le medie dovrebbero durare 25-30 giri, se non sbaglio. Ok, quindi siamo lì nell'arco nel tempo limite per il pit stop. Siamo al 27esimo giro, quindi teoricamente tra poco i piloti si dovranno fermare. Vediamo se vanno su due soste, sì. Ah, se vanno su due soste, sì. Ah no, ma aspetta, quelli davanti sono con medie, scusa. Eh sì, sono tutti con medie. Sì, per una sosta sì, devono fermarsi fra poco. Tra circa un tre giri. Stanno facendo comunque tempi interessanti, 1:11:04 del zoppo. Turato si è fermato. Andiamo a vedere che mescola va a montare buon Alex, che non dovrebbe perdere neanche la posizione. La hard, mette la hard, si vede da onboard. Non dovrebbe perdere neanche la posizione su Cornacchia, quindi rientrerà in pista tranquillamente. Sicuramente vuole fare soltanto una stonsta, ha messo le hard.
L'ha anticipato un po' per cercare l'undercut. Anche se comunque non era troppo attaccato del Zoppo, quindi se del Zoppo si ferma subito dovrebbe riuscire a mantenere posizione. Bisogna vedere se la darà subito prestazione dall'inizio per fargli guadagnare quel tempo. Fossi Stefano mi fermerei, così sarei nella sua stessa situazione. Vediamo se il suo ingegnere di pista lo informa e si difende da questo undercut. Te acciai è messo male. No, non si ferma. Non si ferma del Zoppo, va avanti. Non credo che acciai. No, comunque... No, non è acciai il suo ingegnere di pista, meno male, se non era male. Ti voglio bene, Robby, non prendertela. Quindi andiamo a vedere adesso dal giro successivo che tempi andrà a fare Alex Turato con la gomma hard. Sono 25 secondi che ha di vantaggio del Zoppo su Turato. Vediamo un po' se paga il suo undercut. Sembra di sì, sta guadagnando qualche decimino. Secondi e 7. Secondo me saremo ancora lì, girerà sull'11 basso con sta migliorando. Ha guadagnato nel primo settore 4 decimi. Sta andando in temperatura. Se non si ferma questo giro del top rischia. Sì. Ah, no, non si ferma. No, mamma mia, che rischio. Ah, si ferma. Sono curioso comunque di vedere il tempo che farà. Vediamo che gomme mette. Sta arrivando Alex. Mette ancora le medie del Zoppo. Lo del Zoppo sono due soste. Sì. Sicuramente. Vediamo Turato quanto magari esce. Anche... è nel rettilineo Turato sicuramente. Pit lane 21, quindi si terrà la posizione del Zoppo di sicuro. No, le tenute è già uscito del Zoppo, ha girato in 1:10.8, però Turato ha fatto veramente un gran bel giro, ma gli ha guadagnato pochissimi decimi tutto sommato. Era rientrato che aveva quanti secondi? 4 secondi e mezzo di vantaggio. E... ah beh, c'è stata anche però una sosta speedy dei meccanici della Fast Energy. 21 secondi e 6 la sosta di Stefano, compresa ovviamente entrata e uscita dai pit. 22 secondi netti per quanto riguarda Alex Turato, anche se più veloci sono stati quelli di Alberto Spitaleri della Samsung Morningstar in 21 secondi e 4. In tutto ciò non si è fermato Cornacchia, non si è fermato Panizzi, non si è fermato Cutolo. Si sono fermati tutti gli altri. Smeriglio è rientrato con le medie come Spitaleri, sono in sesta e settima posizione. E diciamo che Smeriglio si riprenderà tranquillamente la terza posizione, mentre Spitaleri si giocherà la quarta con Cornacchia e Fanizzi, dovessero fermarsi adesso. Cornacchia che è impegnato nei doppiaggi, perde un po' di tempo, vediamo se si ferma adesso. Siamo al 31esimo giro, la sua macchina sta guidando un po' sulle tele. No, va avanti Giorgione, come va avanti anche Fanizzi, quindi preferiscono tirare per le lunghe questa mescola, mentre si ferma Cutolo si ferma, decide di cambiare la propria mescola. Turato ha fatto un altro giro veramente velocissimo, un 1:10.6 mi pare. Ma vediamo. Cutolo hard. Mette le hard. Cutolo mette le hard, ok. Alex probabilmente tirerà più in fondo. Quindi sarà una bella bega per Del Zoppo, che secondo me adesso deve veramente spingere al massimo cercando di guadagnare più secondi possibili. 1:10.7 per lui, 1:10.8 per Turato. E considerando quello che ci hai detto tu, che la differenza tra hard e media è veramente minima, non la vedo tanto una strategia buona quella delle due soste. No, e poi il distacco sembra di diminuirsi, quindi
Alex si trova una meraviglia su queste gomme hard. E si però, vede, sì. Però non so, perché le hard mi hanno detto che durano 40 giri, proprio 40 giri segna fine vita. Quindi se ci prova sarà molto il limite, Alex. Dovrò gestire un po' le gomme. 40 giri a fine vita, però partendo col pieno. Su questo non so dirti. Anche questo era da vedere. Sta recuperando però Turato, eh. Sta recuperando. Esatto. Ha guadagnato quasi un secondo in due giri. Forse Fanizzi e Cornacchia, almeno Cornacchia vedo che non lo so, sembra di fare una solsta, di mettere ancora le medie. Se arriva ancora, se sta in pista a due giri al 35esimo, se entra si farà, ma sicuro vuole mettere ancora le medie. Ma non puoi fare una sola sosta così, deve per forza mettere deve cambiare la mescola per regolamento. Se è obbligatorio non può fare altro, sì. Smeriglio sta tentando il sorpasso su Fanizzi. E Cornacchia entra. No, sta rientrando i box. Sì. Spitalieri si è preso la quarta posizione così, eh. Vediamo Cornacchia. Sta lunga la sua, eh. Molto lunga, forse le hard mette Cornacchia. Fanizzi, vediamo. Anche lui le hard. È molto lunga la sosta di Giorgio, però 9 secondi 5 e 6 secondi 1 quella di Cristian Fanizzi. Non vorrei che avessero rifornito. Ce lo puoi dire tu, Madali? Hai la possibilità? Oppure Giovanni, tu che hai il T-Tracker attivo, dovresti vedere se hanno rifornito o meno. No, non hanno rifornito. Può essere che non si rifornisce, partono con 100 litri o 90 litri. Sì, su questo sono d'accordo con te, però sai com'è? Magari una svista ed è andata a rifornire. Qua mi segna che hanno anche entrambi superato il limite di velocità. Vediamo subito se hanno. No, però non hanno la penalità. C'è una tolleranza di 9 km orari se non vado errato, quindi fino a 89. Ah ok, perché qua mi segno 81, 82. 81 no, 81, 82 sono dentro alla tolleranza. Quindi... Ah ok, non sapevo. Intanto con il gioco delle soste Cutolo ha preso Cornacchia. Eh sì. Cutolo ha preso Cornacchia, sono tutti e due su hard, con Cutolo che ha la mescola già bella calda, potrebbe provare a sferrare un attacco. E però io voglio fare una menzione di onore ai due piloti lì davanti, Smeriglio e Spitaleri, che partendo con le hard adesso si ritrovano in terza e quarta posizione. Certo, si sono fermati presto, dalla grafica che la DG può farci, scusate, che Madalin può farci vedere. Spitaleri si è fermato al 22esimo giro, Smeriglio al 24esimo, montavano mescola hard, adesso hanno la media, quindi probabilmente si dovranno fermare ancora una volta. E... intanto ci sono Cutolo e Cornacchia ingaggiati. Andiamo su di loro. Sono on board con il buon Fabio Cutolo, livrea particolare la sua, un giallo canarino, giallo budino, adesso gli è veramente attaccato. Vediamo se riesce a sfruttare la scia di Giorgio Cornacchia a Fabio Cutolo, ma mi sembra molto lontano. Anche lui fa da un shifting come Turato, preferisce cambiare prima le marce, sfrutta tutta la scia, ma Cornacchia ha una velocità di punta, bloccaggio di entrambi, dicevo ha una velocità di punta molto elevata, Cornacchia, sarà difficile per Cutolo avvicinarsi. Non è riuscito a sfruttare il momento ideale quando aveva gli pneumatici in temperatura, e infatti adesso Giorgio sta rispondendo ai suoi tempi. Un po' di sottosterzo per Fabio. Di davanti invece Del Zoppo con mescola media non riesce a fare la differenza su Turato, sta riportando sì il distacco a 4 secondi, però dovrà fermarsi un'altra volta, quindi
virtualmente dietro di circa 20 secondi rispetto a ad Alex. Certo, dopo avrà una mescola hard più nuova, ma difficile recuperare tanti secondi al giro, soprattutto quando lì davanti hai Alex curato. Staremo a vedere. Del Zoppo, che secondo me adesso si è messo in una situazione abbastanza difficile, è lui che ha la pressione addosso, Alex non ha nulla da perdere, Del Zoppo deve per forza vincere. 10,5 su tempo, curato 10,8, perde altri 3 decimi. Poi lì dietro, lontani più di 40 secondi, troviamo Smerilli e Spitaleri. Poi ancora altri 20 secondi circa, De Vita, Cornacchia e Cutolo, che sono ancora ai ferri corti. E poi doppiati Panizzi, Leone, Galvanini, Giardinetto, Virgi, Martelli, ritirato purtroppo il buon Cesare Penco. Bene, bene, bene. Direi che a questo punto, visto che siamo in un momento di calma, potremmo chiedere a chi ci sta seguendo da casa, magari possono, se vogliono, fare delle domande allo stesso Giovanni De Salvo, che come sapete è un pilota della Journalisier Sport Academy. Se dovete chiedergli qualcosa, avete delle curiosità, oppure non so, consigli su che campionati affrontare o quant'altro, noi siamo qui per rispondere alle vostre domande. Nel frattempo Del Zoppo chiude il 38esimo giro, vanta un vantaggio di quasi 4 secondi su Alex Turato, che non molla un centimetro. E Spitaleri sta rimontando, Spitaleri sta rimontando su Danilo Sveriglio, si sta avvicinando veramente tantissimo, il suo distacco è di poco più di 2 secondi. Spitaleri che sente odore di podio, ma che dovrà fare attenzione a non rovinare la gara del suo compagno di squadra. Questo per ora è il miglior piazzamento a cui sta puntando la Samsung Morningstar AK. Spitaleri anche in Messico aveva fatto vedere grandi cose, per poi perdersi un po' nel finale di gara, ma era stato molto veloce. Guadagna altri 2,5 decimi su Smeriglio. Come dicevo prima, poco allenamento, ma poi in gara, giro dopo giro, riuscirà poi a imporre il suo ritmo per andare a prendere poi il podio. Madalin. Sì, diciamo che Samsung Morning Stars non ha in pista i suoi migliori piloti, perché hanno scelto di fare un altro campionato. Se non sbaglio, girano in GT1 Santoro, no? O quell'altro Daniele Pasquali, no? Sì, se non... Santoro, Pasquali e Di Lorenzo. Esatto, quindi anche la stessa cosa per Fast Nage, che ha ancora piloti veloci, ma hanno ora soltanto Stefano Del Zoppo in pista, che anche se da solo abbiamo visto che ha fatto un gran campionato. Beh, io ho una domanda da fare a Giovanni. Quest'anno praticamente il mondo degli sport è esploso. Cosa vuol dire far parte di un team che sta investendo molte energie in questo ambito? Cosa vuol dire per te? Impegni e quant'altro? Perché noi, cioè, oramai io sono abbastanza anzianotto, se così si può dire, e di sicuro non riuscirei mai a entrare in un team così blasonato. Ma cosa vuol dire per te vivere queste emozioni, e cosa vuol dire essere in un team virtuale così importante? Beh, sicuramente con tutti questi attenzione, scusami sì. Spitaleri ha problemi di lag. Spitaleri l'ho visto volare via, era dato in DNF per poi tornare in pista, e anche ora è andato sotto pista praticamente. Vantava dei problemi di condizione, esatto. Prima me lo diceva. Che peccato per Spitaleri. No. Di quando in quando ci fa questo Alberto. Mi dispiace per lui. Che peccato.
Vabbè, mi aveva detto anche a me prima della gara che vedeva un po' scattare in qualifica. Ma Alberto abita a Torino, non capisco come mai. Infatti c'è la fibra ottica a casa. A Torino non può avere una connessione decente, perché Torino non è, diciamo, una piccola città, è una grande città. È strano, probabilmente problemi sulla centrale, ma chiederemo poi a lui. E niente, torniamo a te, Giovanni. Sì, come stavo dicendo, con tutti questi campionati, tutte queste iniziative che stanno esplodendo ultimamente, far parte di un team forte sia dal punto di vista dei piloti che dal punto di vista dell'esperienza è comunque un ottimo assist, un ottimo vantaggio, perché diventa sempre più difficile, ecco. E poi far parte della Genesis Sport Academy ti dà quell'emozione in più, perché comunque è gestita da personaggi illustri, sì, diciamo, nel mondo del motorsport reale. Beh, Matteo Bobbi, esatto. Esiste, sì, quindi assolutamente lo guardo in TV, io sono fan Sky Italia, quindi lo guardo ogni weekend di Formula 1. Mi piace tantissimo come fa i suoi film tecnici sulle macchine. È molto bravo. Mi lascio immaginare l'emozione quando l'ho visto commentare un mio giro. Mi immagino. E dall'altra parte però comunque ti mette più pressione, perché se prima in un team amatoriale potevi anche permetterti qualche sbandata, diciamo, qua devi sempre essere al top. Esatto, poi al massimo e non permetterti errori. Ti ho visto in una foto che ti guardava anche Jean Alesi quando andavi, non so, era una rotte coperte se non sbaglio. Ah sì, a Lucca. Sì. Ha fatto delle riprese, sì. Giusto per farmi un po' gli affari tuoi, qual è l'obiettivo della Jean Alesi Sport Academy? Facendotela riassumendo in parole semplici, vincere. Vabbè, ma non so, tipo un giorno magari provare a portare i piloti nel reale è una cosa che bazzica per la testa di chi ha fondato il team, o per ora si sta focalizzando solo nel reale, cioè solo nel virtuale, scusami. Allora, diciamo che bazzica nella testa, però per adesso l'obiettivo primario è far bene nel virtuale. Cosa che comunque state facendo, quindi ci state riuscendo alla grande. Sì, adesso vedremo quando inizieranno i tornei, quelli un po' più blasonati, diciamo, come andrà. Ce ne sarà uno a breve, abbiamo già letto qualche news in giro, dove ci sarà un bel montepremi, presumo tu parteciperai a uno di quelli e... Ti vedremo spesso e volentieri un po' ovunque. Diventerai ricco e miliardario, ricordati di noi. No, vabbè. Ma adesso basta chiacchiere, scusate, torniamo in gara. Stiamo vedendo un po' una gara proprio da vera Formula 1, dove tutti sono più o meno doppiati. L'unico a resistere per ora è Danilo Smeriglio, che vanta un distacco di 54 secondi dalla vetta. Lì davanti Del Zoppo e Turato stanno facendo veramente un altro mestiere. Del Zoppo 1.10.499, Turato 1.10.617, distaccato di 5 secondi scarsi. E poi troviamo appunto Danilo Smeriglio, che praticamente ha quasi un giro di distacco dal team leader, che è Stefano Del Zoppo. Questa è veramente una cosa incredibile. E qua mi viene da farti un'altra domanda, Giovanni. Un distacco così elevato, io capisco che ci possano essere diverse capacità in pista per quanto riguarda velocità o quant'altro, però secondo me qui potrebbe essere anche una mancanza di allenamento, perché avere quasi tutta la griglia più di un giro o un giro più è veramente... mi sembra eccessivo. Non ho mai visto un campionato con così tanti doppiati. Adesso non conosco il modo in cui si allenano gli altri,
Personalmente, cioè, all'interno del mio team so che Alberto ha avuto un po' di problemi a allenarsi costantemente, se no sono sicuro che sarebbe stato molto più vicino. Però comunque stiamo parlando di piloti lì davanti del nome di Turato e del Zoppo, che sicuramente non sono gli ultimi arrivati. Quindi non mi sorprende molto il fatto che ci siano così tanti doppiati. Sarebbe stato bello vedere anche altri piloti blasonati. Sarebbe stato bello rivedere anche te in pista, poi vabbè, complici altri impegni hai dovuto mollare. Diciamo che forse era un campionato che poteva avere un altro seguito con altri due o tre nomi importanti. Non so, mi viene a pensare un Masetti magari un po' più continuo, non soltanto la prima gara. Oppure, che ne so, un pilota da Formula 1 chi potrebbe essere? Madalin, consigliami tu qualcuno che è forte sulle ruote scoperte. Ma da noi in Fast Nation sono in tanti forti, diciamo che anche Alex Tarantino va forte, Francesco Montereale va Montereale anche lui forte, Masetti già l'hai detto te, anche Bruno Compagnone va forte, però con i suoi problemi di salute è difficile vederlo in una gara di un'ora e 40 minuti. Pensando anche ad altri team, mi viene a pensare al Musto Racing, che da un po' che non vedo correre da noi, purtroppo, con la coppiata Giglioli e Greco ad esempio, che ho visto sul... intanto mi è caduto per la seconda volta il cellulare. Avevo visto l'anno scorso correre su una Formula 2, se non vado errato, Sui Racing Series. Esatto, sì. Sui Racing Series, e stanno correndo adesso, però con che vettura? Sulla con la Exos, con la Exos, con la Exos, non il portale, sì, su Race Academy, sì, esatto. Quindi diciamo, sì, esatto, che di nomi importanti ce ne sono. Sarebbe bello organizzare, magari non dico un campionato, ma un unico evento fatto veramente ad hoc con tutte queste persone, le più forti, le più importanti, per vedere veramente una gara che neanche nel mondo reale si potrebbe vedere. Potremmo pensarci, guarda, potremmo veramente pensarci. Sai che nel nostro calendario ci sono due gare così, ma è difficile portarli qua se non vogliono. Basta provare a parlarci, e provare a mettere premi importanti, vedrai che... sì, certo. No, alla fine di quest'anno non abbiamo quella tripla corona, no? Sì. E poi c'è un'altra gara così nella seconda parte della stagione, no? Quindi ci sono due eventi così che possono attirare se si mettono in palio dei grandi premi, sicuramente. Li vedremo. Ecco, visto che siamo appunto in un momento un po' di stallo qua in gara, non sta succedendo nulla, e visto che stavi parlando della Triple Crown e quello che succederà nel futuro, ricordiamo che a fine novembre, circa inizio dicembre, i campionati della prima stagione finiranno, poi si riprenderà a tempo pieno da gennaio, ma vogliamo ricordarvi... scusa, c'è Cutolo su Cornacchia. Ecco, vedi come non detto, Cutolo su Cornacchia. Cornacchia è uscito male dall'ultima curva, Cutolo ha sfruttato la potenza della sua vettura e ha sorpassato, arrivando però lungo adesso. Cornacchia incrocia, si metterà subito dietro a lui, poi vedremo un controsorpasso. Giorgio prende Cornacchia l'interno. Prende l'interno, ma apre il DRS e... staccatona di Fabio Cutolo, che lo porta un po' verso l'esterno, e Cornacchia non ce la fa. Vediamo adesso, Cutolo gli lascia lo spazio a sinistra. Ha dovuto mollare Cornacchia. Era difficile passare lì. Era un po' impossibile, va un po' per Prati. Che adesso finirà la prima parte di stagione, esattamente 6 dicembre, c'è l'ultima gara del GT1. Fino a gennaio non faremo nulla se non la Race of the Year con le V8 Supercars ad Adelaide. Vettura che, se voi andate a vedere qualche video in giro su YouTube, regala veramente un sacco di emozioni, un sacco di duelli belli. Quindi
non potete mancare a partecipare o a seguirci. Ci saranno sicuramente dei premi importanti. Cercheremo di replicare un po' la gara dell'anno scorso con le McLaren a Le Mans, se non vado errato. Ricordami un attimo tu, Madaline. Sì, vero. A Le Mans. Raggiunto i 157 spettatori simultanei e c'erano tutti i team più blasonati. Intanto Alex Turato si è fermato per la seconda volta. Turato si è fermato per la seconda volta, quindi... Quindi due sosta anche lui, sì. Quindi lui medie, hard, medie, e Del Zoppo farà medie, medie, hard. Secondo me anche Smeriglio si fermerà un'altra volta, faranno tutti due soste alla fine. Turato e Del Zoppo potevano arrivare agli ultimi giri e fare i corti. Lo penso pure io, perché Turato ha fatto uno stint con le hard veramente eccezionale. Ha girato veramente forte. Adesso andremo a vedere con la gomma media quanto andrà a recuperargli. 26 secondi. Anzi, lo guardiamo da inizio giro prossimo. Però vedo già che sta mangiando qualche decimino ad ogni curva. Gliene ha già recuperati 4 in 3 curve. Sì, sicuramente Stefano si fermerà 2 giri dopo, come ha fatto prima nell'altro pit stop. E se è così avrà gomma più giovane di 2 giri. Non è tanto, ma chissà. Nonostante le gomme hard, comunque Alex si è fermato prima. Esatto. Ho preferito fare l'undercut piuttosto che allungare lo stint. Sì, poi... ha fatto dei giri fantastici su quella gomma hard. Ci ricordiamo che quasi girava 1-2 decimi più veloce di Stefano con le medie. Comunque sicuramente sarà una bella gara da ora in poi, perché quando Stefano si fermerà forse 3 o 4 secondi li separeranno, e da lì ne vedremo delle belle di sicuro. Il problema per Alex adesso è che ci davanti a Cornacchia e Cutolo che stanno... Che sono a fare i corti. Esatto. Ma giro veloce di Turato. 1-9-9. Esatto. Ha guadagnato un secondo in un giro. Sì, vediamo Stefano cosa fa. Deve assolutamente fermarsi. Si è... Vediamo Del Zoppo adesso nella parte finale. Turato si è fermato al 47esimo, siamo già al 51esimo, quindi le gomme di Stefano Del Zoppo saranno molto più fresche. Vediamo se si ferma Stefano. Sì. Questa entrata mi fa sempre venire un po' un sobbalzo al cuore, perché mi ricordo, mettere per forza le hard, no? Vediamo, sì, deve mettere per forza le hard. Esatto, ce la fa. È al limite, eh. Purtroppo Alex deve doppiare Cornacchia. Del Zoppo esce. Vediamo ora. Dove, sosta velocissima. Dove c'è, come sempre, sosta molto molto veloce. Il secondo più veloce rispetto a quello di Alex Turato. È tanto, sì. Un secondo, ragazzi. Sì. Veramente tantissimo. Adesso andremo a vedere. 5 secondi e 7 il vantaggio di Del Zoppo su Prato. Mancano 20 giri alla fine. C'è una differenza di mescola tra Turato e Del Zoppo, media per Turato, hard per Del Zoppo. Vediamo se Alex ne avrà di più per andare a riprendere. Per andare a riprendere appunto Del Zoppo. Nel mentre Smeriglio quasi non si è fermato, anche lui avrà necessità di fermarsi un'ulteriore volta, perché ha montato la mescola media al 24esimo giro, insomma ci ha fatto quasi 30 giri, questo dovrebbe essere il 28esimo.
Dalla chat intanto Sport Series mi fa presente che la Race of the Year sarà sì con le V8 Supercar, ma non sarà Adelaide, non sarà una pista australiana, verrà tutto svelato settimana prossima, quindi Giovanni parteciperai? Non lo so, devo vedere. Dai, va bene, vediamo. Sarà una gara veramente eccezionale con il Ah, sicuro, perché di là ci saranno tutti i Fast and Age, sicuramente anche GTVR, anche Samsung Academy, di sicuro. Ma vediamo se riusciamo a portare anche il Team Racing One. Insomma, sì. Andremo alla caccia dei migliori piloti mentre Smeriglio rientra ai box. Meriglio rientra in box per l'ultima sosta, quindi morale della favola, anche lui verrà doppiato, mentre Turato sta guadagnando tantissimo, è sotto i 4 secondi il suo distacco da Del Zoppo, quindi nel finale di gara ne vedremo veramente delle belle. Vediamo un po', 1.10.430 per Del Zoppo, 1.10.051 per Turato, 4 decimi mangiati. Smeriglio resiste, non viene doppiato, arriva adesso in curva 4, vediamo se riuscirà a essere l'unico degli umani, dei normali, a non essere doppiato. È difficile, però staremo a vedere. Attenzione adesso Stefano Del Zoppo, che sta cercando di migliorare il suo ritmo, cercare di mettere una pezza alla differenza di mescola che c'è tra lui e Turato. Sta arrivando adesso alla fine del T2. Stefano Del Zoppo sta migliorando il suo tempo, sotto di 3 decimi rispetto al suo miglior tempo, che era un 10-0 se non vado errato del giro precedente. Questo dovrebbe essere un 09 e 6, no, era un 10-3, era un 10-3, quindi questo qua è un 9-9. Vediamo un po', 9-9 9-9 il tempo di Stefano Del Zoppo, che guadagna un decimo scarso su Alex Turato. Quindi, come dicevi tu Giovanni, la differenza di mescola non si sente tantissimo. A 16 giri dalla fine Alex dovrà fare un mezzo miracolo, sperare un errore di Stefano, anche se ricordiamo potrebbe essere anche in completa gestione Alex, d'altronde lui non ha nulla da perdere, gli basta arrivare due volte secondo per vincere questo campionato, e non vedo anche perché debba rischiare, a meno che non voglia far vincere tutte le gare al suo team, ma non la vedo un'ipotesi plausibile, è troppo rischiosa questa ipotesi. Comunque un campionato molto molto bello, molto combattuto, anche se Giovanni non c'è più nel campionato, rimangono questi due, Alex Turato e Stefano Del Zoppo, che si giocano tutto nella gara fra due settimane. E mentre Giovanni, tu stai guardando la chat della diretta? No, non ce l'ho sotto mano. Ok, siete possibile aprirla, perché c'è Ricky Sarto che ti dice: ciao De Salvo, sono un tuo grande fan, per favore puoi dire bella Kine? Grazie, ciao. Ma quel paese. Ma raccontaci un po' sta storia del bella Kine, perché io non la capisco, lo leggo in chat ma non so proprio cosa voglia dire. È una storia lunghissima, diciamo che è un mito. Ah, è un mito, vabbè, ce la racconterai magari un'altra volta allora. È un mito che ha appassionato parecchie persone. Adesso siamo curiosi, però ce la racconterai magari la prossima gara, se vorrai essere ancora nostro ospite. Va bene. Perfetto. Turato sta mettendo il turbo, Turato sta mettendo il turbo. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere. Del Zoppo si sta migliorando, no, è sopra di 3 decimi. Turato invece è in linea col suo miglior tempo, 1.10.2 per Del Zoppo, 1.9.9 per Turato. Stanno arrivando al ridosso di Danilo Smeriglio. Incredibile la gara che stanno facendo qui davanti. Vediamo un po' invece nelle retrovie se sta
succedendo qualcosa, ma mi sembra tutto abbastanza congelato. Ci sono sempre Cornacchia e Cutolo che sono lì abbastanza ai ferri corti, con Cornacchia che però non riesce a sferrare l'attacco vincente su Fabio Cutolo per la quinta posizione. Mentre De Vita ottimo, abbiamo inquadrato, abbiamo parlato poco, però ha fatto un campionato a salire, adesso è in quarta posizione, una bella crescita la sua. D'altronde è stato un pilota sempre abbastanza veloce, me lo ricordo 2 anni fa nel GT3 che avevo organizzato Sim Racing Zone, e arrivava, non dico sempre a podio, ma comunque era sempre lì nelle posizioni che contavano. La prima gara contro di lui correvo con la Nissan, c'è stato anche un gran bel duello, quindi complimenti a lui che in quarta posizione veramente sta facendo un'ottima gara. Turato, giro veloce della gara 1-9 e 922, sotto i 3 secondi il suo distacco da Del Zoppo. Tutto questo a 13 giri dalla fine, secondo voi ce la farà a raggiungerlo? Sì. Ma è una è a raggiungerlo e altro è passarlo, quindi non lo so. Sarà un momento molto molto bello, molto intenso da vedere. Attenzione. E Giovanni, invece, secondo te, per quanto riguarda la lotta per la prima posizione, Turato si accontenterà o cercherà di andarlo a riprendere? Lo conosci meglio di noi. Ricordiamo che Alex Turato non è proprio della Jean Alesi Sport Academy, ma è in prestito, è un pilota della GTVR Karmann Simulator intanto. Ah, io penso che Alex, conoscendolo, se annusa profumo di vittoria, cerca di prenderla, a prescindere dai punti di vantaggio che adesso in campionato. Anche perché dietro ha un vantaggio abissale, quindi comunque facesse un errore nel tentare di recuperare Del Zoppo, conserverebbe lo stesso la seconda posizione. Quindi, sì, certo, anche vero. Anche se fossi nei suoi panni spingerei come un matto. Oh, di sicuro. Non ha nulla da perdere. Poi magari un altro discorso quando... nel caso si avvicinasse, quando dovrà attaccarlo, che dovrà essere un po' più conservativo, perché comunque le penalità qua pesano, e se fa un errore nel tentare una staccata troppo forzata potrebbe pagarla abbastanza. Sì, ricordiamo sono abbastanza severi i giudici di gara, quindi staremo a vedere. Tutto questo siamo alla fine della tornata 59, Stefano Del Zoppo sta per arrivare sul traguardo, inizia a sentire un po' il rumore del motore della vettura della Jean Alesi Sport Academy di Alex Turato. Del Zoppo chiude in 1:10.202, 1:9.901 per Turato, che guadagna altri 3 decimi. Nel mentre Smeriglio è stato doppiato, quindi l'unico pilota a pieni giri. Attenzione, Cutolo in mezzo alla... Mamma mia, si ritira. Non abbiamo visto cosa è successo. E io l'ho seguito fino a qualche secondo fa, però sono andato su Del Zoppo e Turato. Vedo un car damage 42. No, mi sa che si è toccato ancora, può essere. Mi sa che si è toccato ancora con o un errore, perché ho visto che ha un danno sia l'anteriore del 42 e il posteriore del 52, quindi potrebbe essere un errore, è andato a sbattere, a impattare contro le barriere. Ma torniamo, c'è online, c'è Fanizzi che sta volando. No, sì, sta volando nel senso che si è e ha toccato, ho visto che ha toccato Virzì che adesso c'è la macchina tutta storta, ma col colpa del lag penso. Ma... sì, per colpa, sì, sì, per colpa del lag e Virzì ha la macchina. Non può. Le sospensioni di Virzì sono. vado a sentire un attimo la direzione gara, arrivo subito. Intanto il distacco di Alex Turato su Del Zoppo si è diminuito ancora, è arrivato intorno a 2.7 secondi.
Sta volando. Esatto, è come un martello da qualche giro. Alex Turato si è messo in modalità Hammer Time. Ha fatto il giro veloce, l'ultimo giro, 1.97. Secondo me andrà ancora avanti con questo ritmo per un bel po', perché è in linea col suo 9.7. Ma anche Del Zoppo adesso si sta migliorando, eh. Sarà un 9.8 il suo 9.9. Andiamo a vedere 9.887. Buono. E 9.857, 20 millesimi recuperati per Alex Turato. Sarà una gara sui millesimi, ragazzi, una gara sui millesimi. Sì, diciamo che Del Zoppo è un po' vantaggiato, perché avendo le gomme hard e riuscendo a fare quasi gli stessi tempi di Turato con le medie, può sicuramente tenersi la prima posizione. Comunque questi due ci hanno abituato a delle gare perfette, senza gravi errori, forse piccole sballature, ma niente di più. Anche come Giovanni, che ora è qua con noi, gare perfette, a parte li tocchi con altre macchine che hanno avuto sia Turato sia Del Zoppo, e anche Giovanni, no? Hai avuto anche te, se non ricordo male, no? Qualche... Ho avuto un paio di contatti con Penco. Ah. Per uno mi hanno anche penalizzato. Sì, mi ricordo nella terza gara, se non sbaglio, o nella quarta, non mi ricordo esattamente, ma ho visto nella che... Terza. Nella sì, terza. Comunque ho guadagnato altri 2 decimi del Zop, Turato, scusatemi. Sì, però è poco, è pochissimo. Diciamo che alla fine mancano 8 giri. Se riesci a guadagnare soltanto 2 decimi al giro, è difficile avvicinarti. Poi con le medie devi finirle un po'. Non sei sotto secondo, però il DRS, quei 2 decimi diventano 4, 5. Sì, vero, ma... Che adesso è 2 secondi. Adesso sto girando velocissimo. Girando come un razzo. Però giro veloce. Eh sì, dovrebbe essere un 9.5 questo qua. 9.6, sì. Questi sono 4 decimi mangiati su Del Zoppo. A 7 giri dalla fine. 1.10.0 per Del Zoppo. 1.9.6. Nuovo giro veloce per Alex Turato. Pilota GTVR, ma in prestito per la Gianalisi Sport Academy. Guardate come è sotto a 2 secondi adesso il suo distacco. Sta volando, sta premendo il bottoncino magico e fa 20 km orari in più sul dritto. Turato non vuole lasciarla facile a Stefano Del Zoppo, la vuole far sudare. Alex Turato a meno di 2 secondi, a 7 giri dalla fine, inizia a sentire l'odore degli scarichi della vettura del Fast Energy di Stefano Del Zoppo. Ha fatto un altro errore Del Zoppo. Vedi, sta mettendo pressione. E c'è anche un doppiato davanti. Attenzione. Potrebbe fare la differenza. Attenzione, chi è il doppiato? Penso sia o Giardinetto. No, Giardinetto, sì. Giardinetto, che però si fa da parte. Vediamo se fa passare anche Turato. Sì, mi fa passare entrambi. Molto corretta. 1.10.7, 1.9.7, un secondo guadagnato. Un po' in difficoltà Del Zoppo adesso con le medie, e Turato è sotto al secondo. Potrà usufruire del DRS. Apre subito l'ala mobile. Ecco, adesso inizierà a fare giri veloci su giri veloci, eh. Sarà difficile per Stefano. Che controllo di uscita dalla curva 4, mamma mia. Ha rischiato di perderla, eh. Ha rischiato veramente di perderla e andare per Prati, ma ha avuto un controllo magistrale della sua vettura. Sta spingendo al massimo Alex. Attenzione, che veramente adesso saranno 5 giri di fuoco. La situazione di Del Zoppo non è tanto bella, eh. Mescola hard e in più non potrà difendersi
il DRS, cosa che può utilizzare adesso Turato su questo lungo rettilineo. Vediamo un po'. Ok, ala aperta per Alex Turato, che fa un giro lento, fa riposare i pneumatici, così si può dire, 10 e 1, molto più aggressivo sui cordoli rispetto a Stefano Del Zoppo. Alex Turato adesso esce bene da curva 3 per arrivare a curva 4, si mette già sulla difensiva Stefano Del Zoppo, forse un po' troppo lontano. Guardatele lì, adesso sta facendo giri da qualifica Alex, ne ha nettamente di più. E c'è ancora un altro doppiato davanti. Attenzione, non vorrei essere nella situazione di Stefano, un po' complicata per lui. Rigoroso silenzio per far sentire un po' la tensione, che è palpabile anche qui nella cabina di commento. Stefano, attenzione, mamma mia, era Francesco Leone, giusto? Che rischio. Che brivido, sembrava di vedere un po' Hamilton e Sirotkin. Che brivido per Turato, che si è visto Leone intraversato in mezzo. Le è passato veramente a 2 centimetri dalle sue ruote di sinistra. Fortunatamente ne è uscito incolume, può ripartire alla caccia di Stefano Del Zoppo. Si mette subito in scia, ma sarà difficile per lui adesso sorpassare. Mamma mia. Bisogna anche questa la perdita di carico in scia. Qua nel settore centrale sicuramente non aiuta. Però c'è anche una mescola più morbida, quindi potrebbe tenere meglio le linee da compiere. Adesso è veramente vicino, Sì, adesso è vicino. Leggero bloccaggio per De Zoppo. Questa curva qui si perde tanto quando sei in scia. Guarda infatti come si allarga la curva di Alex, che però adesso è uscito molto meglio Alex. Adesso secondo me vedremo il sorpasso all'esterno, perché Del Zoppo si metterà tutto a sinistra per non far passare Alex, che gli prende tutta la scia, viene risucchiato, apre l'ala mobile, vediamo se ce la fa all'esterno. No, non ce la fa, non riesce neanche a incrociare la traiettoria. Stefano lo porta leggermente lungo per non permettergli appunto di avere uno spunto migliore in uscita dalla chicane. Si sta difendendo con le unghie e con i denti Stefano Del Zoppo. Gran bel finale di gara che stiamo vedendo. Sì, forse è la gara più spettacolare finora. Beh sì, anche quella del Messico non è stata brutta. Le ultime due sono state molto molto divertenti. Mamma mia, Alex Turato, come si fa a vedere minacciosamente. Siamo nel 68esimo giro. Dopo di questo altre due tornate. Del Zoppo non deve mollare se vuol portare a casa la sua prima vittoria, e soprattutto togliere la vittoria alla Jean Alesi Sport Academy, che fino a qui hanno dominato dal primo all'ultimo evento. Qua è uscito meglio adesso Stefano, che riesce a prendere un sospiro di sollievo, a respirare un attimino. E Fanizzi sorpassa Fornacchia nel mentre. Abbiamo visto l'auto danneggiata. Abbiamo visto anche le luci della macchina di Stefano che lampeggiano, che significa sicuramente che cerca di caricare la batteria. Vero, ricordiamo che anche qui c'è tutta la parte elettrica che ti dà quei cavalli in più. Incredibile, due giri alla fine, vediamo se Stefano Del Zoppo riesce a portare a casa questa vittoria, sudatissima questa vittoria davanti all'Alex Turato, che è fantastico. Mamma mia, sono veramente vicinissimi dopo 71. Mamma mia, come chiude tutte le porte per ora Stefano Del Zoppo, riesce a chiudere tutto. Anche comunque dopo 69 tornate essere distaccati di 5 decimi non si vedono tante gare così. Esatto. Sì, perché questi due non fanno errori, rispettano le strategie ed è normale alla fine
finire così in parata tutti e due. Io sono on board conturato, ormai mi sono fissato con lui, perché adesso 70° giro, quindi ancora due giri alla fine. Si difende del zoppo subito a sinistra, ma riesce a uscire bene dalle curve, riesce a prendere quel margine per non permettere l'attacco di Alex, che adesso mette la sua ruota anteriore destra sull'erba senza però avere problemi. Adesso tutta chiusa nel centrale, fa veramente la differenza Alex comunque. Guarda come la fa scorrere, soprattutto mette la marcia prima in modo da avere più inserimento. Qua sembra voler andare leggermente fuori. Adesso inizia a patire anche lui un po' la mescola media, un po' la frutta, la tirata veramente stressata. Sì. Si vede nell'accelerazione che Stefano ne ha di più. Ultimo giro, hanno alzato notevolmente i tempi qui davanti. Errore un po' di Stefano Del Zoppo, ha bloccato un po' le posteriori, ma niente di grave per ora. Le posteriori da bloccare non sono mai belle. Attenzione a Turato, che deve inventarsi qualche magia per sorpassare Del Zoppo, che però veramente nervi d'acciaio, sangue freddo, sta gestendo la sua prima posizione senza paura. Mamma mia, guarda come soffre di sottosterzo in queste curve Alex. Ultimi metri della corsa con Del Zoppo e Turato, che sono distaccati veramente di un foglio, sono 5 decimi che li separano. Bellissimo. Alex Turato adesso è vicinissimo, arriveranno al photo finish perché gli è uscito veramente attaccato, ma è uscito Del Zoppo con una trazione migliore. Apre adesso l'ala mobile, ma va a vincere Stefano Del Zoppo, va a interrompere il dominio del Jean Alesi Sport Academy. Stefano Del Zoppo subito dietro Alex Turato, una gara da 10 per entrambi, perché veramente arrivare a 4 decimi dalla fine attaccati così è veramente una cosa eccezionale. Ottima la terza posizione di Danilo Smeriglio, con una strategia completamente diversa rispetto agli altri. È partito con le hard, soprattutto da centro gruppo, è riuscito ad arrivare in terza posizione. Gran bella gara anche la sua. Stanno arrivando adesso via via tutti gli altri, sono già arrivati Leone e Giardinetto, che erano doppiati, anche Galvanin. De Vita, anche lui è sul rettilineo finale. Sono solo 9 i piloti che stanno arrivando alla fine, tante disconnessioni a chi per problemi di connessione, tipo Spitaleri, che purtroppo poteva giocarsi il podio insieme a Smeriglio, chi invece ha avuto problemi con dei contatti, o andato a muro, non so, Virzì, Penco, mi viene da pensare, o Cutolo. È un gran peccato, perché soprattutto Cutolo con Smeriglio poteva giocarsi anche la terza posizione. Ricapitolando, Giovanni, a te un veloce recap, andiamo un attimo in pubblicità, interviste e poi Nanna. Non abbiamo più Giovanni? Eccomi, scusa. Un recap, dici? Sì. Allora, chiude la gara in prima posizione Stefano Del Zoppo, secondo Alex Turato, separare i due solo 4 decimi dopo una gara di 1 ora e mezza. E a chiudere il podio invece Danilo Smeriglio, è il primo podio non Gen Z Sport Academy / Fasten Age in questa stagione, quindi complimenti a Danilo. Poi in quarta posizione troviamo Dario De Vita, seguire i due del GTVR, Cristian Fanizzi e Giorgio Cornacchia, che hanno disputato veramente un'ottima gara, considerando che era la loro prima. E poi abbiamo Francesco Leone, Michele Galvanin, Francesco Giardinetto, Fabio Cutolo, Giuseppe Virzì, che ha avuto un po' di sfortuna in questa gara, Antonio Martelli e Alberto Spitaleri, anche lui vittima di un problema di connessione. E a chiudere invece Cesare Penco, che si è ritirato nei primi giri causa incidente. Perfetto, direi che possiamo andare un attimo in pausa, così in modo che possa bere qualche goccino d'acqua, poi torniamo per delle interviste veloci. A tra poco. A tra poco.
Eccoci ritrovati per le consuete interviste di fine gara. Abbiamo con noi i tre protagonisti, ovvero meglio, chi ha popolato il podio del sesto round del campionato FC1 World Series. Partendo dalla terza posizione abbiamo Danilo Smeriglio. Ciao Danilo. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Seconda posizione per Alex Turato. Ciao Alex. a tutti, ciao. E prima posizione per Stefano Del Gioppo. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Direi di partire sempre dal basso, quindi partiamo da Danilo. Danilo che ha avuto una strategia differente come quella di Alberto Spitaleri, ha deciso di partire con le gomme hard e poi di concludere con le due mescole medie. Come mai una strategia così differente? Come mai soprattutto ti sei fermato così presto con la gomma hard? Ma diciamo che immaginavo, considerando le prove durante la settimana, che le soft venissero scartate da tutti e che quindi la scelta era tra medie e hard. Vedendo l'inizio delle qualifiche, che un po' tutti hanno scelto le medie e sapendo di non avere proprio a parità di condizione il passo uguale agli altri, ho deciso, insieme ad Alberto, di provare qualcosa di diverso. E le hard le ho tenute così poco perché, nonostante garantissero una buona durata, in realtà il fatto di montare sempre medie nuove garantiva almeno 7, se non un secondo al giro di passo in meno. Quindi una strategia che hai pensato e che comunque ha fruttato perché sei arrivato sul podio, terzo posto, il primo podio della Samsung Morningstar. Mi viene voglia di farti una domanda scomoda, quindi te la faccio. E con Alberto, che ha avuto se Alberto non avesse avuto questa disconnessione, avrebbe potuto portarti via il podio o te la saresti giocata ad armi pari? Bella domanda, nel momento in cui lui si è sconnesso, in realtà il nostro distacco era altalenante dai 2-2 ai 2-6, ogni tanto guadagnava lui, ogni tanto guadagnavo io. Non lo so, lui si è fermato un po' prima di me, quindi nel finale di gara io avrei avuto le gomme un pelino più fresche. Non lo so, ce la saremmo battuta secondo me, perché i nostri tempi comunque erano molto molto vicini a livello di passo. È comunque una stagione a crescere, finalmente un podio. Direi che anche per l'ultimo evento è tempo di replicare, magari cercando di andare a prendere quei due mostri, ovviamente detto in maniera bella, che sono Alex Turato e Stefano Del Zoppo. Ma io lo spero, però sia Alex che Stefano fanno un altro mestiere in questo momento. La mia speranza è sicuramente di prenderli, però considerando anche una pista corta come questa, mi hanno comunque rifilato un giro. Sarà dura, ci tenterò, ma sarà dura. Perfetto. Io non ho più domande da farti, Giovanni, Madalin. Sì, faccio una io. Intanto, grande Danilo per il podio. Grazie. Visto che prima della gara non avevi neanche buonissime sensazioni. E la mia domanda era un po' quella che ti aveva fatto Matteo prima, ossia, quando hai sorpassato, mi sembra fosse Cutero, ti eri messo in terza posizione. Pensavi di essere a posto o sarebbe stata lotta fino alla fine, non solo con Alberto, ma anche con gli altri piloti? No, essere al sicuro no, anche perché in quel momento lì in realtà ero ancora in bilico con la strategia, perché mi è balenata in testa l'idea di andare per una sosta una volta al terzo posto e vedendo che con le hard ero un pelino più veloce di quelli con le medie dietro di me, un pochettino ci ho pensato a dire, ma sì, magari ci provo a fare una sosta sola. Poi in realtà vedendo che guadagnavo sì un po', ma non così tanto, ho optato più per una strategia aggressiva. Mi sono sentito al sicuro solo nel momento in realtà in cui il povero Alberto si è disconnesso, perché ero poi terzo con 20 secondi di vantaggio. E se no, no, perché anche quando ho fatto la sosta comunque al 20° giro e ho messo le medie, ho cercato di sorpassare quelli davanti a me il più in fretta possibile, perché non sapevo che strategia avessero fatto. Io pensavo che la stragrande maggioranza dei piloti andasse per la sosta unica, quindi pensavo di essere uno dei pochi in realtà con la doppia sosta. Ho attaccato parecchio nel primo pezzo del secondo stint.
E poi appunto, una volta che mi sono ritrovato terzo e Alberto poverino si è disconnesso, lì mi sono tranquillizzato un po' di più, anche perché avevo morbide fresche rispetto a chi era dietro che aveva hard, guadagnavo comunque 7-8 decimi al giro. A quel punto ho iniziato a pensare di portare solo la macchina al traguardo. Perfetto, noi ti facciamo ancora i complimenti e speriamo di rivederti, anzi di risentirti ancora tra 2 settimane per la prossima gara. Grazie, grazie mille. Lo spero anch'io, grazie a tutti. Ciao Danilo, grazie. E passiamo al secondo classificato, Alex Turato. Ciao Alex. Ciao, buonasera ancora. Buonasera, intanto complimenti ancora per questa gara. Siete arrivati te e Stefano praticamente nell'arco di un fazzoletto. Ti ho visto un po' più in difficoltà questa volta in qualifica dove non sei riuscito a dare il meglio di te, vuoi per il traffico, vuoi non so, per qualche errorino di troppo. Questo presumo per un allenamento, perché non c'è stato un allenamento importante come per gli altri eventi, per le altre gare. Allora sì, non mi sono allenato come per esempio in Messico o Singapore, questo lo devo ammettere, però comunque non ero neanche nemmeno lento, però mi aspettavo comunque l'avversario veloce e in palla, perché comunque il campionato è ancora apertissimo. Qualifica, il mio best era un 8 a 9 alto, quindi non sarei penso riuscito ad arrivare alla pole. Comunque partire secondo non era nemmeno da buttare. Ho avuto traffico, sì, ma penso che non avrebbe cambiato nulla per il risultato finale. Anche la partenza non è stata delle tue solite. Penko, vabbè, ha fatto una partenza a razzo, sembrava quasi un jump start, in realtà poi è partito veramente a semaforo spento. Mi sono trovato praticamente come Vettel un Bottas ed Hamilton, perché Del Zoppo è partito, mi ha subito ho chiuso la traiettoria, ha frenato prima e Penko è riuscito a staccare più tardi, e poi dietro Fabio Cutolo si è quasi buttato dentro e io non l'ho voluto rischiare, pensando in primis al campionato e che pensavo di avere passo migliore di loro due e quindi di arrivare secondo, perché la gara è lunga e insomma poi è stato così. Però durante la gara non ne avevo così tanto da andare a prendere la prima posizione, e allora ho preferito starmene tranquillo, non fare errori e fare il mio passo, e quel che veniva veniva. Comunque veramente un'ottima gara, condita anche dal giro veloce che è in mani tue. Adesso piccola consolazione per l'ultima gara, visto comunque che praticamente il campionato è quasi tuo, se così si può dire, tenterai comunque un assalto alla vittoria o pensare di più a gestire la situazione e accontentarti? Scusami se ti ho interrotto. Mi allenerò sicuramente più di questa, avrò okay. Già più tempo, lo so già. E sì, tenterò la vittoria. Poi ovviamente se vedo che siamo come stasera, mi metto lì bello comodo, visto che Abu Dhabi ha i muretti vicini. Anche qui si rischiava parecchio di prendere un cordolo o qualcosa del genere e di girarsi contro il muro. E però là secondo me è ancora peggio. Non l'ho mai provata su AC, quindi non so la mod come sia, e sarà la prima volta. L'unica volta che l'ho usata era su F1 per la PlayStation. E niente, tenterò di fare sempre il meglio, tenendo l'occhio al campionato e ai punti di vantaggio. Perfetto, io non ho altre domande da fare. Vediamo un po' se Giovanni o Madalin hanno qualcosa da chiederti. Sì, tanto complimenti Alex. Ciao Gio, grande, grazie mille. Volevo chiederti... Mi sei mancato qua. Com'è stato non avere più il tuo compagno di squadra? No, scherzo. No, mi sei mancato perché il riferimento. Tu eri il mio riferimento, il mio punto fisso da seguire, e ce la giocavamo sempre. Quindi se io ero alla pari con te o comunque ce la giocavamo, sapevo che eravamo al limite. Qui non sapevo nulla, sono andato un pochino alla cieca e io ho pagato un po' in gara. Poi vabbè, il tempo è stato quello che è per allenarsi, ma va bene lo stesso, va benissimo così. Sì, comunque la mia domanda era un'altra realtà. Sì, quando hai fatto la prima sosta, sì, hai pensato a un certo momento, in un primo momento, di andare fino in fondo con le hard? Perché ti avevo visto con una mescola diversa rispetto a Del Zoppo, oppure eri già sicuro di andare su due soste?
No, io ero sicuro non era su due sosta. Ah, ma lui aveva le medie nel secondo stint. Sì, vi siete alternati. Ah, ok. Non lo sapevo perché non vedevo le mescole degli altri perché P-Tracker non mi dava la classifica e quindi vedevo solamente che P-Tracker era attivo ma non c'era la classifica. Alla fine eri tu con Medi e lui con Hard nell'ultimo stint. Ok, non lo sapevo. Però allora sono felice del passo avuto con la dura nel Ah, sei secondo andato come un stint. razzo. Sono felice allora del passo avuto perché se riuscivo comunque a difendermi con lui che aveva la media sono contento. No, quando ho visto che comunque i primi giri ero distante, ho tentato di fare qualcosa di diverso. L'idea era sì di fare una sosta sola, ma ho visto che il consumo era abbastanza alto e allora ho detto vabbè, non rischiamo, non sapevo le gomme quanto potessero durare. E allora ho fatto la sosta e ho messo le hard e ho cercato di togliermela il prima possibile. Forse potevo rientrare prima, forse ho aspettato troppo, visto che comunque il primo stint 26 giri mi pare di averli fatti, 27. Anche di più, eh. Allora io ho aspettato troppo e questo è il mio errore, secondo me. Però non lo so se alla fine sarebbe cambiato qualcosa. Complimento, complimenti Complimenti. Alex, complimenti per Grazie questa gara e per tutto il campionato. Sei stato bravissimo, a parte qualche piccolo incidente che ti ha mille. Sì, danneggiato. ancora soffro Australia dove mi è successo quel disastro, dopo il primo Esatto, pit. Però vabbè, esatto. lo stesso, il campionato è così, le gare sono così. Anche stasera l'ho rischiata, ma in partenza ho pensato di starmene dietro e di aspettare. Io nell'intro ho detto che hai match point questa gara, non l'hai sfruttato al massimo, soltanto a metà, però sei lì, ce l'hai quasi fatta, diciamo. Dipende soltanto dall'ultima gara Dipende dall'ultima gara, sì. di non avere incidenti, questo è il Cercherò di principale evitarli il problema. Sì. più possibile. Anche se Esatto. stasera me la sono vista brutta anche con i doppiati. Alcuni doppiati Beh, veramente ho sudato freddo. abbiamo Abbiamo visto. visto. Praticamente sono 6 gare di fila, che è così. Però. Abbiamo visto una sorta di Hamilton-Sirotkin Mamma mia. lì. Ma anche i primi giri, i primi 5 giri, ho avuto una macchina nel secondo settore che si è bloccata nella salitina a destra e non sapevo che fare, mi sono buttato fuori, ho perso un secondo e mezzo solo lì. Però Va bene, dai. Noi ti ringraziamo e speriamo di vederti ancora più agguerrito nell'ultima gara tra 2 settimane. grazie. Grazie ancora, Alex. Passiamo al vincitore della serata. Stefano, buonasera. Ah, buonasera. Finalmente, metti fine al dominio della Jean Alesi Sport Academy e porti a casa la prima vittoria, del Fast Energy qui nell'FC1. Complimenti. Sì, dai, diciamo seconda vittoria dopo Shanghai, perché io la considero come seconda. Se non facciamo, Comunque, come la Juventus, gli scudetti di cartone. vabbè. Adesso metteranno non so quanti dislike nella diretta, Beh, ma non è detto che scusami. comunque prima, cioè dopo il contatto che ci siamo toccati alla fine, io non ti sarei magari, non ti avrei superato in Ah, no, pista, né? infatti, però Quindi fino penso ad magari si ora. potesse anche evitare certi commenti, né? Ah certo, però fino ad allora ero primo. Dai, dai, fa niente, andiamo avanti. Comunque, dai, è andata bene. Purtroppo ho cambiato la strategia perché ho visto che Alex mi ha sorpreso. Praticamente ha montato la hard e a un certo punto ho iniziato a interrogarmi sul fatto che ma questo è pazzo, va fino alla fine con la hard, no, non ci arriva, no, non ci arriva, e infatti non capivo cosa volesse fare. E a quel punto ho detto, boh, vabbè, io continuo sulla mia strategia 2 soste e sapevo che comunque non c'è differenza dalle medie alle hard, c'è ben poco, un paio di decimi se va bene, e soprattutto a serbatoio vuoto c'è poca differenza perché comunque si scaldano meno le medie a serbatoio vuoto, al contrario delle hard. Detto questo, dai, comunque è stata una bella gara, non ho commesso errori e poi dai, agli ultimi giri è stato anche abbastanza interessante il confronto, cercavo di tenerlo abbastanza dietro e nel rettilineo diciamo che cercavo di uscire bene dall'ultima curva e mi gestivo anche la parte un po' elettrica in modo tale da perdere un po' nel settore guidato dove i passi sarebbero stati molto difficili. E usare un po' più di spinta nella parte, diciamo, del rettilineo dove i Sì, sorpassi sarebbero stati più. l'abbiamo visto, l'abbiamo L'abbiamo visto. visto, E l'abbiamo anche perché notato. non sarebbe durato, diciamo, tutta la gara il settaggio
veloce, diciamo, della parte elettrica. E niente, dai, sono riuscito a capitalizzare, anche se comunque c'è un po' di rammarico, perché comunque mi spiace, perché in sta gara comunque bene o male mi sono allenato con Cesare, che sono, insomma, ci siamo allenati insieme e finalmente ho avuto un riferimento, perché da un po' di gare che brancolavo un po' nel buio. Però nonostante questo, sinceramente non me lo aspettavo così vicino sul passo gara. Io non ho fatto un bellissimo primo stint, devo essere sincero, perché altalenavo dei giri veloci a dei giri un po' così, ma anche perché non trovo mai dei giri buoni dovuti al traffico. Era una cosa incredibile, già dal decimo giro iniziavo a beccare del traffico e quindi non riuscivo abbastanza a concentrarmi. Poi sta pista non è proprio larga, quindi comunque, come anche ha detto Alex, è abbastanza difficile con i doppiaggi trovare il punto giusto per passare e farsi passare, tra virgolette. Avete dai. Doppiato tutti praticamente, dalla terza posizione in su, incluso. Ah, ok. Soltanto vabbè. Voi siete a pieni giri. Ah, ok. Quindi fa sicuramente piacere, non abbiamo praticamente commesso errori, quindi dai. Avete ammazzato il campionato e la gara, questo è il problema. Vabbè, il campionato è abbastanza chiuso, quindi tipo cosa fa, diciamo che posso... Aspetta, qua arriva la domanda scomoda, se così può dire. Hai 9 punti di svantaggio. 9 punti di svantaggio non sono tanti se tu riuscissi a convincere qualche tuo compagno di squadra a venire a correre. Perché, certo, non lo so, non dipende da me, non dipende più da me, nel senso che alla fine devo ammettere che comunque a Abu Dhabi non so se riuscirei a vincere a prescindere, perché non è una pista che amo particolarmente, quindi non penso di andare forte come per esempio qui o in Cina o altri circuiti. Però detto questo, ce la metterò tutta sicuramente per insomma, almeno per provare a vincerla, ecco. Poi il resto non dipende da me, voglio dire, quindi dai, comunque vada, è stato un campionato, per quanto mi riguarda dal punto di vista personale, fino ad ora penso di aver sbagliato veramente poco e niente. Perfetto, e io non ho più domande da fare. Giovanni, Manu? Complimenti per la vittoria, Stefano. Grazie. Volevo chiederti una cosa, negli ultimi giri, quando ti sei trovato Alex attaccato, sei, non dico sicuro, però abbastanza tranquillo di mantenere la posizione, visto anche che la perdita dovuta alla scia comunque nel secondo settore era difficile da era difficile di rimanere attaccato alla vettura davanti, quindi ti sentivi abbastanza tranquillo di mantenere la prima posizione o eri teso? Ma è teso sicuro, diciamo che c'è una curva che mi ha aiutato particolarmente, che è quella in discesa, la penultima, che è quella lì, diciamo, non riesce a stare attaccato alla macchina davanti. Già è difficile farla in pieno quando si è da soli, con la macchina davanti è difficile. E lì vedo che comunque prendevo abbastanza distacco in quella parte lì e riuscivo a difendermi poi nel rettilineo successivo. Passato quello, l'importante sarebbe stato non fare errori, perché sapevo che se non avessi fatto errori, diciamo, avrei portato a casa, perché comunque era difficile comunque passare in sto circuito e probabilmente forse ero anche leggermente più scarico. Bene, perfetto. Io direi che con questo possiamo salutare anche te, ti facciamo ancora i complimenti, facciamo Grazie. Ancora i complimenti ai piloti che sono arrivati a podio. Ricordiamo il prossimo evento di questa settimana, giovedì prossimo, con il GT1 si corre a Laguna Seca, quindi evento da non mancare, giovedì, segnatelo nel calendario. E ringrazio Giovanni per avermi accompagnato in questa avventura, grazie mille, sei stato veramente bravissimo. Grazie a te, Matteo. E ringrazio anche Madeline per aver fatto la regia. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona notte. Ciao e grazie. Ciao. Buonanotte. A tutti. Buonanotte. A parlare, Madeline.